Perché non fermarsi e pensare a che cosa fa bene a questo paese? Cioè, che tipo di società vogliamo? Vogliamo una società dove ci odiamo tutti con tutti? Vogliamo una società nettamente spaccata in due, con la speranza di quelli di sinistra di poter un giorno sterminare quelli di destra e la speranza di quelli di destra che un giorno un tornado possa porti via per sempre tutte le persone di sinistra? O vogliamo costruire un paese minimamente civile, dove io mi possa ammalare con la sicurezza di avere le migliori cure possibili, possa avere un figlio con la sicurezza che possa ricevere la migliore istruzione possibile, perché a me questa guerra di cortile del cazzo ha veramente distrutto i coglioni e la vedo da troppi anni. Senti, così a bruciapelo, com'è la vita senza social? È particolare perché negli ultimi tempi ci sono stato tanto, no, è meglio, ok? Andiamo corto, senza fare troppi discorsi. È meglio, ma mi devo abituare, cioè mi devo ritrovare una forma perché si era mangiata un bel pezzo della mia esistenza. Ma frequenti i facebookisti anonimi? C'è un programma in 12 punti come gli americani? Come stai No, gestendo? però ogni tanto Chiara, mia moglie, mi permette di guardare delle discussioni del mondo del fumetto. Di solito mi dice: "Guarda, guarda questa cosa." Io lo prendo, leggo i primi due o tre commenti e poi rischio di spaccare il telefono, visto che il telefono è suo, glielo restituisco. Ah, cioè non possiedi neanche più un telefono? Non l'hai mai, cioè. No, il telefono ce l'ho, ma non ho Le app. chiuso l'account Facebook, ho chiuso l'account Twitter e so che potrei andare su Facebook usando un browser normale fuori dall'app di Facebook, eccetera, ma riesco a resistere. È un po' come le sigarette, so che potrei fumare in ogni istante, però non fumo. Senti, ma prima di chiudere, hai guardato le statistiche dell'iPhone? Quante riattivazioni facevi dello schermo in un giorno? Queste cose qua? Cioè, No, ma hai dato una dimensione di dati alla tua dipendenza o era così, spannometrica? no, ti devo dire la verità, il giorno in cui ho chiuso tutto di getto. Sono tornato a casa e proprio non ho nemmeno pensato a. Forse su Facebook ho scritto una cosa tipo: "Ciao regà, cioè se siamo amici nella vita reale avete il numero di telefono e la mail e quindi ci sentiremo comunque." E poi ho chiuso tutto. L'ho fatto proprio. Non è che mi sono svegliato la mattina e ho programmato lo spegnimento. È stata proprio una reazione anche abbastanza violenta, proprio. È molto rapida, quindi no, non ho guardato nulla, ma so com'era la mia vita, cioè non ho bisogno di guardare i numeri. Sono sicuro che se guardassi le statistiche starei ancora peggio, perché poi succede sempre così, no? Che te pensi esserci stato 3 ore, ci Esatto. sei stato 9. Però diciamo che la percezione che avevo già senza le statistiche era più che sufficiente. Ma la goccia che ha fatto traboccare il vaso, qual è stata? Lo sai che mi vergogno? No, mi vergogno perché se penso davvero alle discussioni litigate che ho fatto, mi sembra un'altra persona adesso. Cioè, no, so che sono io, però è proprio il lato peggiore mio. L'ultimo giorno, se vuoi, si va proprio subito sulle cose super intime, privatissime, tanto sono Vai. fatto così. L'ultimo giorno è successa una cosa assurda. Io avevo detto a una persona che conosco, una giornalista molto brava che si chiama Schianchi, che aveva fatto un tweet su una battuta di Cremonini, il cantante. Cremonini? Mi Allora, ricordo quel flame. per i tuoi ascoltatori, fai un breve riassunto No, me la di ricordo a grandi linee. C'era una canzone con un verso questo. No, non è quella. che 10 anni fa non avremmo neanche considerato. Che. No? No, allora No, è raccontamela. quando lui disse che la sua Colf, la signora che Ah, fa le pulizie a casa sua, lui l'aveva chi la chiama Emilia, che gli aveva dato il nome lui perché la paga e quindi aveva deciso lui il nome da dargli, che era chiaramente una battuta non sui poveri, non aveva i poveri come bersaglio, non aveva le collaboratrici domestiche come bersaglio, aveva in realtà i ricchi che pensano di poter, come dire, battezzare una persona in altro modo solo per il fatto che gli danno uno stipendio e gli danno da mangiare e da vivere. Era evidente questa cosa, ma
La reazione che c'era stata sui social era che lui fosse un classista tremendo, per cui insomma aveva fatto questa roba di pessimo gusto. E io feci solo cioè, feci un piccolo appunto a lei su questa cosa. Da lì mi arrivò addosso l'ennesima ondata di pazzi furiosi, che chiaramente mi dicevano che ero un essere schifoso, un bianco privilegiato, boomer, cinquantenne, come se essere cinquantenne tra l'altro, porca puttana, fosse un piacere, è una condizione orribile, ma andiamo avanti. Beh, E io boomer. Beh. iniziai a rispondere a tutti, come facevo sempre. Io avevo questa idea che siamo tutti uguali, e quindi quando qualcuno mi scriveva una cosa, a me sembrava mio dovere rispondergli. No, non credevo che fosse mio dovere rispondergli seriamente, spesso rispondo. Eri il Calenda dei fumetti, praticamente. No, Calenda, sì, oddio, anche lui risponde a tanti, ancora lo fa, io è un po' che non lo seguo. Senti, mi sembra di sì, l'ho controllato negli ultimi, da quando sei candidato a sindaco di Roma, comunque diciamo, è nell'aria, non so se poi sei Beh, candidato rispose anche a ufficialmente. me una volta, però magari ne parliamo poi. Va bene, no, dicevi, scusami, ti ho interrotto. E quindi io mi sono trovato a discutere, soprattutto con un ragazzo che mi insultava pesantissimamente. E io feci quella cosa tremenda che ogni tanto si fa, cioè andare a vedere il suo profilo. E nel suo profilo c'era un disegno che secondo me era un suo disegno. E io mi fissai che lui era un disegnatore. E quindi cominciai a rispondere dicendo: ma tu disegni? Perché secondo me mi odiava perché io disegnavo. È molto probabile. No, sai cosa succede? A volte magari qualcuno ti manda a far vedere i disegni e tu o sei in imbarazzo, non riesci a rispondere, oppure ti scordi di rispondere perché nel frattempo hai la vita e i tuoi cazzi, le malattie, i lutti, eccetera. E a volte queste cose generano i super cattivi come negli incredibili. Beh, poi comunque una giornata ha un numero limitato di ore, no? Cosa che magari Allora, uno non se ne rende conto. vabbè, comunque la faccio breve. A un certo punto ho fatto una cazzata, cioè ho coinvolto un mio amico fumettista vicino agli ambienti dei centri sociali e gli ho detto: questi sono gente tua, me li levi dal cazzo, mi hanno rotto i coglioni. E lui si è arrabbiato un po' e mi ha detto: ma che dici, questi non sono gente mia, sono dei coglioni, eccetera, eccetera. E mi sono ritrovato a discutere con lui. E discutendo dicevo appunto quello, lui mi diceva: comunque Gianni, te lo dico da fuori, sembri un coglione, cioè stai a perdere tempo con questa gente, rispondi a tutti, ma perché? E io dicevo quello, dicevo: perché siamo tutti uguali, io non sono più alto di questi, io sono pari, siamo sulla stessa strada, se te mi parli io ti rispondo, non c'è un privilegio o qualche altro fattore per cui non ti dovrei rispondere. Te l'avevo detto anch'io questo, se ti ricordi. Mi ricordo bene. Il problema è che mentre rispondevo così a un certo punto mi sono messo a piangere. Ho detto: scusa, devo riattaccare il telefono. Cioè, ho smesso di parlarci. In realtà no, mi stavo scrivendo con WhatsApp, quindi l'ho solo probabilmente salutato. E a me è successa una cosa quando ero ragazzino, che hanno stuprato mia sorella. Io avevo 11 anni e lei 18, eravamo nella stessa camera. Il tipo ha usato me mettendo la pistola alla testa, a me, non solo a me, anche a lei, per ottenere quello che voleva ottenere. È stata la notte più brutta della mia vita e che ha condizionato tutto il mio esistere su questa terra. Ma la cosa che mi è tornata in mente in quel momento lì, mentre appunto piangevo per una litigata su Twitter, è stata che io quella notte famosa lì parlavo con questo tipo. Cioè cercavo di convincerlo a parole di non farci del male. E temo che questo mio modo, cioè di trovarmi di fronte a una persona che chiaramente vuole solo ferirmi in modo più brutale possibile, io rispondo con la dialettica, convinto che la dialettica aprirà una porta dentro di lui e in quella porta io scorgerò un essere umano e potrò parlare a quell'essere umano e il male svanirà. Quella notte non ha funzionato, io però temo di aver acquisito questo vizio e lì mi sono accorto in quel momento che io lo stavo rimettendo proprio in pratica. È stata una roba tipo Marnie di Hitchcock, sai, quando alla fine la protagonista comincia a parlare con la voce di bambina e allora, essendo un film, chiaramente il trauma si risolve e tutti vissero felici e contenti. Nella realtà non è così, però quella cosa è stata sufficiente a farmi dire: fermi,
sto stronzo de merda che mi si possono dire parolacce un podcast. Ovviamente, al Sto massimo. stronzo de merda che, capito, mi caca il cazzo senza sapere niente di me, ragionando solo in termini di classe sociale, di età, di colore della pelle, che è quindi chiaramente un razzista di fondo, mi fa piangere. E io mi ritrovo di nuovo nello schema di quando ero piccolo e ho detto no, un sistema che genera questo tipo di emozioni in me non può esistere, cioè devo starne lontano. Ma Arrivata infatti. a casa ho chiuso tutto. Ma senti, è molto interessante quello che dici, la sensazione, no, che si può avere di dire, ma io rispondendo non, in questo modo mi pongo sullo stesso livello degli altri, eccetera. Però io credo che sia veramente una caricatura che siamo un po' tutti portati a pensare, no, nei confronti di internet e dei social, perché quella non è la democrazia, non è la parità, non è il dialogo, è una caricatura del dialogo, cioè tutta una serie di incentivi ad essere delle persone peggiori, o anche dei cagacazzi veramente per ottenere dei retweet, dei like, capito? Quindi c'è proprio o cogliere in castagna qualcuno su una cosa che tutto sommato è veramente minore, ridicola, e da lì derivarne che quella persona è orribile, è il male assoluto, e in ultima analisi prendere visibilità per sé. Cioè, è tutto un grande beauty contest, capito? Che tira fuori il peggio dalle persone, comprese forse soprattutto quelle che in questo beauty contest cercano di spingere dei valori positivi. È una roba veramente terrificante. Cioè, è un Guarda, meccanismo st che stritola proprio il meglio che c'è nelle persone, perché lo vende in cambio di attenzione, no? In cambio di visibilità. no. Io non potrei essere più d'accordo, e anche per questo, solo grazie ad una patologia che vive in me, io mi sono sottoposto a questo gioco senza accorgermene prima. Sono sicuro di questo. Se non avessi avuto quel cazzo di trauma che mi ha condizionato, io di questo me ne sarei accorto. Soprattutto pensa al tipo di relazione che c'è, no? Io sono Gian Alfonso Pacinotti, detto Gipi, che sta a Roma Sud. Tra un po' si sa anche la via, si sa comunque dove mangio quasi tutti i giorni perché ci ho girato decine di cortometraggi, tutti sanno qual è il posto. E il mio scontro è con Red Flag 76, Sì, che esatto. non ha nome, non ha mestiere, non ha percorso, non ha faccia, non c'ha un cazzo. Che chiama immediatamente tutta la sua ganga di altre persone senza nome, capito? Che poi ci tengono molto a questo loro anonimato perché sembra, sai, che se stanno a batte con Erdogan, no? In realtà cacchi il cazzo a un fumettista. Cioè, ripeto, sono d'accordo, se non avessi avuto questo buco mio personale, questo mio difetto, causato, credo poi, perché sai, fare comunque lo psicologo di se stesso è sempre pericoloso, però è anche vero che nel mio mestiere l'ho fatto per tanti anni di guardare dentro di me in modo più attento possibile. Se non avessi avuto quello, non sarei caduto in quella trappola. Ma sai, però io credo che sia. Cioè, anch'io. Magari me ne sono accorto un po' prima di te, ma anch'io ci sono stato dentro molto e credo che sia veramente, al di là delle nostre esperienze personali, veramente qualcosa di diffuso perché non è così immediato capirlo. Cioè, E è c'è anche molto una. forte. Poi c'è questa ricompensa di dopamina importante. Io guardo adesso. Con l'uscita del mio ultimo libro, mi ero reinstallato l'app di Facebook e di Twitter sul telefono, adesso l'ho ricancellate, ma mi sono accorto che già solo il fatto di avere l'app ti portava a spendere un sacco di tempo là sopra, tempo inutile, che poi sono come le calorie proprio del fast food, no? Cioè è quel tipo di soddisfazione che è talmente impalpabile, talmente poco solida, talmente artefatta. Che poi ti genera ancora più fame, no? Ed è sempre una fame sbagliata, cioè è proprio un'alterazione di quelli che sono gli equilibri, psicologici di una persona. È veramente la nuova eroina, sta roba qui. Io sono super d'accordo anche su questo, voglio aggiungere una cosa che non mi va nemmeno di dare l'idea poi della povera vittima che siccome ha avuto il trauma nel passato adesso subisce queste robe. No, io ricevevo tonnellate di complimenti e di vanità dai social network, cioè io avevo una media di minima di 10 persone che mi davano del genio al giorno e a pensarci adesso quel lato lì è forse quello anche più pericoloso, cioè rischi Sono d'accordo. che questa lusinga ti convinca. Tutti siamo sensibili alle lusinghe. Chi dice io no è soltanto perché non ne è stato oggetto a sufficienza, secondo me. Sì, assolutamente, assolutamente. E quindi
È vero, te leggi GP, sei un cazzo di genio, ti dicono, no, ma che dici? Ma qualcosa dentro di te nel frattempo gode. E No, certo. se sei uno che fa un mestiere come il nostro, che secondo me dovrebbe essere un mestiere di continua ricerca e crescita, questo è veleno, perché rischi di crederci. E a quel punto ti svegli la mattina e dici, sai che c'è? Ho una frase fica. Forse è giusto che io la faccia sapere a tutti. Beh, forse no, ma se sai come era per me alla fine, che c'hai 110.000 follower, che comunque gli arriverà la tua parola, che guarda, è una roba grossa, io vengo da Via Baracca, cioè era strano per me avere tutte queste persone che mi No, stanno a è un seguire. potere comunque, è una forma di potere. Beh, Tipo. se, sì, pensa alle volte in cui, maledetto me, ho usato quel potere, ad esempio, per attaccare qualcuno, perché l'ho fatto. Magari un neonazista, sì, ok, ma l'ho fatto. Sì, poi lì c'è, sai, c'è anche il tema della sproporzione di potere, perché alle volte vedi questi influencer con numeri enormi che se la prendono con, capito, la signora di mezza età che per sbaglio una volta si è affacciata su Facebook e ha scritto una cazzata, no? Questa dal paesino di provincia si ritrova con il computer che gli esplode e poi probabilmente non è neanche quella persona orribile che è sembrata in quel commento lì, no? E questa sproporzione di potere non viene mai percepita da nessuno, ma è una forma di bullismo anche questa. C'era una puntata bellissima di Black Mirror su questa, quella delle api assassine, no? Che con le api, che a un certo queste api robot che vanno a uccidere degli haters, no? Che questi sono Sì. effettivamente gli haters, però forse non meritano di avere Ma un cervello guarda, trapanato da un'ape assassina, no? E alle volte questa sproporzione non si coglie. C'è gente che ha fatto carriere su queste cose, è un po' il principio. No, di Striscia la Notizia nell'era della televisione e vai a prendertela con la fattucchiera, con la cosa certo. e con il potere di 10 milioni di persone che ti seguono, capito? Quella gente che andrebbe riportata ai carabinieri e, diciamo, che la legge segua il suo corso, ma non è la soluzione, non può essere il linciaggio pubblico, non, no? Io È diventata la ricordo normalità questo. assolutamente, ma perché lei mi insegna che il capro espiatorio è uno dei temi fondamentali di tutta questa roba, tanto poi ci arriviamo sicuro. Però io, figurati, io ebbi fastidio anche quando Boldrini pubblicò gli screen di alcuni di questi suoi odiatori. Intendiamoci. Sì, sono d'accordo. No, Cioè, voglio ma dire, io la capisco, condanna guarda. rimane, è ovvio, però Ma devi. figuriamoci, a me va anche al culo, devo essere sincero, va anche al culo dover fare sempre di questi tempi L'avvocato delle del diavolo. premesse, no, delle premesse e delle specifiche, no? Cazzo, come se potesse esistere in questo mondo un istante in cui io sono d'accordo con uno che dà della puttana a Boldrini, cioè, ma non esiste sulla terra. Ovvio, ovvio. Però non posso nemmeno prendere il cervello e buttarlo via a causa di questa cosa. Un esempio, sulla pagina sua, non hanno mai utilizzato il filtro di profanità. Perché no? Ma è un po' come il discorso sulla legge sulla diffamazione, che se fosse utilizzata, implementata, se la gente denunciasse, poi ci fosse anche da parte della polizia postale, diciamo, una certa capacità di far seguito poi a queste denunce, sarebbe più che sufficiente per gestire. Non c'è bisogno di nuove leggi, no? Questa cosa non dice mai nessuno. Se per la creare leggi contro l'hate speech, cioè o dibattiti di legge, eccetera, esiste una legge sulla diffamazione che è già molto severa in Italia. È punitiva anche, non solo dal punto di vista economico, ma anche penale in alcuni casi. Per cui perché non usiamo quella, no? Sì, Perché non. io non so come funzionano poi in realtà, cioè qual è il meccanismo davvero per arrivare a individuare qualcuno e fargli una denuncia. È vero, tempo fa, cioè, tanti mesi ormai, fa, io volevo denunciare una persona che aveva scritto le cose orribili sul mio conto, su Twitter, feci qualche indagine, scoprì chi era. Avevo l'avvocato pronto, tutto quanto, poi decisi di non proseguire perché facendo queste indagini vidi che era una persona molto sfortunata e quindi decisi di lasciar perdere. Ma tornando al discorso No, però Boldrini, io scusami, essendo, aspetta, fammi ma finire, sì, hai ragione. essendo pazzo, quando c'era questa cosa quando venne cioè quel giorno in cui lei o il suo staff, insomma, postarono questo screen con i nomi delle persone che l'avevano offesa con queste offese orribili che avevano fatto, io che sono
malato di mente, o almeno lo ero più di quanto forse sono adesso, andai a cercarmi tutti i profili di queste persone. Ed erano persone con una consapevolezza del mezzo che stavano usando sotto zero, proprio sotto zero, cioè era l'equivalente della mia nonna quando la prima settimana in cui ebbe un telecomando della televisione in mano che ci parlava dentro. O di mia madre che quando stavo a Parigi e ci parlavo via Skype andava a guardare dietro il monitor per vedere se ero nascosto dietro il cortile. Capito? Quindi Sì. l'idea che un'alta carica dello Stato, con la sua potenza, perché non puoi pensare di essere alla pari di un rincoglionito analfabeta che ha scritto una roba sgrammaticata senza nemmeno sapere cosa stava facendo, che usi quella potenza per schiacciare pubblicamente delle persone, perché poi quello che trovavo su questi profili era che c'erano decine e centinaia di utenti evoluti di sinistra che andavano a dire delle robe orrende a queste persone. No, ma infatti è la sproporzione di potere di cui ti parlavo prima, di cui nessuno sembra mai prendere in considerazione, ma che è importante. E poi anche il discorso del giudicare una persona da un piccolo momento. E poi però è probabile anche quello che dicevi tu, non mi stupisce che quest'ultima persona con cui tu discutevi, magari probabilmente era anche una persona che disegnava, perché poi spesso l'odio è intercategoria, no? E questo vale nelle arti in particolare, ma poi in tutto, cioè. Ma io vedo anche nel mondo della scrittura, già, quel libro è terribile, nessuno l'ha mai letto, però, no? Ma questo l'ho fatto anch'io in passato, cerco di non farlo più, me ne rendo conto, capito? Però Ma poi. infatti No, 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 non è possibile, cioè, non ce la chiariamoci. fai, non ce la No, ma fai a no, non essere devi così. chiarire un punto Sì, fondamentale che deve stare esatto. un ombrello gigante su Sì. tutta questa conversazione. Non è possibile essere brave persone. No. Io qualunque frase io dica, non dico per sottolineare che sono una brava persona. Esiste solo ed è accessibile una strada dove ti tieni d'occhio, dove ti sorvegli e dici, forse questa cosa potrei non farla. Sì, sono Tutto d'accordo. lì, capito? Fine, non mi azzardo a dire ho capito come bisogna vivere, non è questo, è solo stai attento, capito? No, È no, solo questo. no, Sai quante certo. volte ho avuto questo desiderio di distruzione di un altro utente che mi aveva offeso la mamma il giorno dopo che era morta, no, il giorno stesso che era morta, ora che mi ricordo bene. C'era uno che mi aveva raccontato proprio per esteso tutto il festino sessuale che avevano fatto lui e i suoi amici fascisti con il culo di mia madre il giorno in cui è morto. Mi ha scritto sta roba. Tra l'altro, poverino, lui non lo sapeva che era morto, è stato un caso. Però pensa cosa succede, no? Dentro di te. Però l'errore è mio che nel giorno in cui è morta mia madre, comunque il minuto per guardare Twitter l'ho trovato. E di questa cosa porto grande vergogna. Ma sì, è un insieme di cose. Il problema è che appunto non c'è una soluzione unica e non si può smettere alla fine di essere umani, perché questo significa essere umani in una maniera o nell'altra, in tutte e due le direzioni, capito? Però almeno cercare di capire il meccanismo, relativizzarlo e capire come funziona e come poi anche siamo incentivati a queste piattaforme a comportarci così, un po' di aiuto lo danno. Quello è uno degli aspetti che dopo mi hanno aiutato a non riaprirli gli account. Cioè il fatto di comprendere abbastanza seriamente che queste piattaforme sono ingegnerizzate per alimentare questo tipo di comportamento. Cioè che questa forma di odio, parola a lei cara, dottore, è funzionale al guadagno di qualcuno. Mi ricordo ero in vacanza quest'estate e era proprio pochi giorni prima che chiudessi tutto, ero in una discussione, stavo sulla spiaggia e comunque spippolavo questo cazzo di telefono e c'avevo le vene nel collo gonfie così per questa litigata col solito anonimo che mi infamava sulla base di sue invenzioni sulla mia vita. E a un certo punto avevo letto da pochissimo il libro tuo e a un certo punto alzai gli occhi e c'era questo panfilo meraviglioso nella rada, mentre io ero piantato insieme ad altri sudici come me sulla spiaggia, e io pensai: porca puttana, te che hai fatto questo sei lì e sono sicuro che non ce l'hai manco acceso ora il tuo cazzo di social network. E mi sono sentito così coglione, cioè, come dire, a spendere quelle energie e soprattutto anche a
a provare quella sofferenza su una piattaforma che era fatta in modo che io litigassi, perché più io stavo a litigare, più aumentava il valore per gli inserzionisti, mi Esatto. ha fatto sentire troppo stupido, Ma troppo. è un gigantesco esperimento co come coi topi, no? Perché poi alla fine il punto fondamentale è perché queste piattaforme sono diventate così. Perché chi diventa più grande prende tutto il mercato, fondamentalmente, no? L'effetto rete. Per cui non esiste un solo Facebook su un determinato territorio, non esistono 10, non esistono 15, non esistono neanche 3. Quindi per diventare quello dominante che poi prende tutta la torta. Si mette in piedi, hanno messo in piedi uno sforzo ingegneristico. A un certo punto c'era stato anche il tentativo di Google, no? Di cos'era? Google Plus si chiamava, che poi è fallito, no? E cioè, un tentativo ingegneristico, ma anche insomma andando a vedere proprio anche l'aspetto neurologico, biologico degli esseri umani per tenere le persone sulla Certo. piattaforma, perché la piattaforma che tiene di più le persone là sopra è l'unica che sopravvive, diventa il re della foresta e a quel punto non c'è limite a quanti soldi può fare praticamente. Però è un gigantesco esperimento sociale. Sì, Cioè. anche perché per farlo ti lavorano sul cervello, nel senso, cioè ti programmano le iniezioni di dopamina che ti arrivano come ti devono arrivare e non ci puoi fare un cazzo. Continuerai a scrollare quel cazzo di finestra di Instagram perché il tuo cervello è fatto per farlo. Sì, esattamente. Cioè, è proprio. È buffa, leggevo delle robe su questi processi che si innescano, per cui non puoi smettere di fare questo scrolling per rivelare il post seguente, no? Che è una roba legata all'evoluzione, è una roba come dire, il piacere, la necessità per l'uomo di prevedere il futuro, che è una roba quando eravamo primitivi ci serviva a sopravvivere, Certo. capire se sarebbe passata una tigre dai denti a sciabola, Sì, no? E certo. questa è la stessa roba, te vai sempre a vedere se lo puoi fare. Se c'è un altro oggetto sconosciuto, te lo devi vedere cos'è, perché quell'oggetto sconosciuto ti accende la roba nel cervello che tantissimi anni fa era quella che ti permetteva di sopravvivere, quel tipo di attenzione, quel tipo di curiosità, di vedere queste tracce dove portano, ce ne saranno altre, capito? Certo. E le persone che hanno fatto sta roba non sono dei coglioni come me, questi ci hanno studiato proprio e lo Sì. Sì, sapevano e sono fatti apposta. è un meccanismo di coevoluzione, nel senso che la piattaforma e il software si evolve assieme con quelle che poi sono questi a priori biologici, storici, cognitivi dell'essere umano. Cioè, non è che la piattaforma ci rende cattivi, seleziona dei tratti piuttosto che altri, perché con quei tratti, spingendo su quei tratti, ci tiene là. Però è ovvio che è tutta Certo. roba che abbiamo già dentro, non è che in sé ci rende persone peggiori, semplicemente va a incidere proprio su, insomma, se vuoi, mezzucci, però in realtà creati con un grande dispendio di intelligenza per tenerci là sopra. Ma quello che dici tu adesso sulla tigre denti a sciabola è così, è molto interessante perché è piena la nostra realtà di situazioni in cui tutti i nostri a priori evoluzionistici, cioè il modo in cui ci siamo creati tantissimi anni fa, oggi vengono distorti in un ambiente totalmente diverso, no? Anche la funzione della paura, no? La funzione della paura lavora un po' per eccesso, no? Cioè tendiamo ad avere paura anche di cose che forse tutto sommato statisticamente non sono poi più così pericolose. E non sto assolutamente parlando del Covid, ma dico in generale. Certo. Però questo, ovviamente, in un mondo cioè pre-tecnologico, pre-scientifico, aveva una funzione di sopravvivenza. Perché era meglio avere una paura in più che una in meno per sopravvivere nella foresta o comunque in un Beh, ambiente molto certo. ostile, no? Però Ma chiaramente figurati. questa. Ah, scusa, no, finisci, No, finisci. ovviamente questo in un ambiente informativo in cui sei bombardato di cose che possono potenzialmente generare paura, diventa una distorsione perché non è più l'ombra del predatore nella foresta, no? Che era giusto prendere sul serio anche se era soltanto un'ombra, ma diventano centinaia, migliaia di ombre, no? Che E ci poi, per. appunto, e poi non è solo quello, cioè con l'ombra del predatore della foresta tu ti puoi confrontare. Esatto. Noi adesso siamo invece continuamente soggetti a milioni di predatori della foresta che percepiamo come fossero dietro l'angolo, anche se magari sono invece in Uganda, no? Che ti instillano questa sorta di, come dire, di convinzione intanto che il mondo stia andando a puttane in continuazione. Cioè che siamo sempre sull'orlo di un cataclisma di qualche tipo. Cioè nessun problema, si riesce ad affrontarlo con lucidità perché ogni problema è catastrofico. Perché è chiaro che se io penso che vicino a casa mia c'è stato un omicidio ieri,
e l'assassino è ancora in giro, possa averci un po' di strizza al culo pensando arriverà mica a casa mia. Ma se per qualche motivo mi convinco che ci sono stati 10.000 omicidi e ci sono 10.000 assassini in giro, la mia vita diventa un inferno. Io non posso altro che dedurre che la società umana è finita. Sì, Però c'è non è così, una sensazione capito? di assedio che poi va anche oltre quelli che sono i dati reali, perché in realtà noi viviamo, pochi lo sanno, in un'epoca che è molto meno violenta, almeno per quanto riguarda i paesi occidentali, ma credo in generale, però di sicuro per quanto riguarda i paesi occidentali, i fatti di sangue, gli omicidi, eccetera, eccetera, sono molti, molti di meno di quanti non fossero qualche decennio fa, anche soltanto, no? Senza andare Certo. troppo indietro nel tempo. Però questa cosa tu la dici a una persona qualsiasi e difficilmente ci crede, perché c'è un'esplosione della rappresentazione della violenza, no? Rispetto alla violenza. E questa è anche una forma di, come vuoi chiamarla? Cioè, ci sono anche dei termini, no? Secondo me Però. c'è anche proprio una vittoria schiacciante della rappresentazione della realtà rispetto alla realtà. Cioè delle parole rispetto alla realtà tangibile, per esempio. Se guardi l'attenzione che viene messa sulle parole con questa convinzione che le parole siano proprio assolutamente fondamentali per cambiare il mondo, sto dicendo le robe di un impopolare mostruoso, capito? Ma io che ho una grandissima ammirazione per Moretti, il regista, penso che la sua frase, le parole sono importanti, che tante persone di sinistra portano tipo Vangelo, sia un po' andata a male. Cioè, penso che abbia un po'. Mio padre, che non era assolutamente una persona geniale come Nanni Moretti, non ha fatto film belli come lui, diceva una cosa che io in vecchiaia purtroppo sto cominciando ad abbracciare. E lui diceva il contrario, lui diceva le parole le porta via il vento. Ed era molto convinto che era più importante per lui fare gesti, reali che fossero di positivi per qualcuno piuttosto che parlare di quei gesti per qualcuno. Non credeva ad esempio. Ho sempre pensato che se io, non so, se vado da un barbone a Termini e gli dico, mio caro barbone, io comprendo perfettamente la tua condizione, credo che il sistema capitalista che ti abbia schiacciato la vita e questo non è giusto, io soffro tantissimo per te, ciao, e me ne vado. Certo. Faccio un'azione completamente diversa dall'andare lì e dirgli: oh, barbone di merda, ti ho portato un panino al prosciutto. Sì, certo, non c'è dubbio su questo. Cioè, sono Poi, chiaro, due. puoi anche parlare, puoi anche dargli un panino al prosciutto senza offenderlo, ma è per dire che mi sembra che l'attenzione alla parola come elemento salvifico assoluto, che sicuramente, cazzo, te scrivi libri, io faccio fumetti dove comunque le parole ci sono, quindi no, non è che le sto denigrando, penso solo che non santificherei quell'aspetto dell'esistenza umana, ci starei un pochino più attento. Forse sono regni diversi che ogni tanto si sovrappongono, però sicuramente nella letteratura le parole sono centrali, non ci sono anche altri valori, il costrutto, le storie, eccetera, eccetera. Però riguardo, probabilmente tu intendi anche da un punto di vista forse politico, no? Allora lì la parola diventa spesso e volentieri retorica, che soprattutto quando è una retorica abbastanza semplicistica, gratuita, poi alla fine è anche vuota, no? E quindi quello. Cioè, noi siamo inseriti comunque in un grande circuito, ad esempio, di festival col mestiere che facciamo, dove spesso e volentieri, no, c'è questa retorica della parola che salva, eccetera, eccetera. Sì, occasionalmente può succedere, però effettivamente, se salvi fisicamente una persona, puoi farlo anche da muto. Diciamo che il No? famoso bagnino muto, quello che ti salva mentre affoghi ma non parla, certo. No, quella retorica lì è molto, bisogna dire che comunque secondo me è abbastanza rilegata a determinati ambienti. Cioè quando io vado a mangiarla mi tratto di avere accanto a casa dove sono tutta gente che fa lavori sostanzialmente di fatica e non di intelletto come il mio. Ci sono temi che proprio non dire che non gliene frega un cazzo è proprio un eufemismo. Cioè sono giustamente molto più attenti semplicemente al fatto di come riescono a vivere nella vita di tutti i giorni. Ma senti, volevo infatti chiederti poi, ma te lo chiedo adesso a questo punto della tua trattoria. Facciamo uno sport, Raccontami un po' il ruolo che hai nella tua vita qua romana. ma sai che una volta
Mi ricordo su Twitter avevamo io e Gero Arnone, con cui facevo i cortometraggi per Propaganda Live, avevamo messo un corto nostro di questi dove iniziavamo sempre in questa trattoria e qualcuno mi disse, mi scrisse tipo, ma è la trattoria dell'altro corto? Io dissi sì, guarda, ci mangio tutti i giorni, ma arrivò una rottura di coglioni sul fatto che mangiavo tutti i giorni alla trattoria invece che a casa e quindi, cioè, probabilmente ho anche specificato che non costa un cazzo, capito? Che in Sì, realtà facendo due conti capisci. spendevo di più alla supera. Però al di là di No, poi questo. senza considerare che per la gente che fa mestiere nostro, cioè è anche un'occasione per uscire di casa, perché Porca altrimenti, troia, no? ma poi non solo, se ti facessi da mangiare come faccio io, o ti facessi a mangiare come fa la moglie, ti assicuro che andresti a mangiare fuori molto volentieri. Detto questo, per me quel posto lì è stato la salvezza. Io sono arrivato a Roma dove non mi sono trovato minimamente a mio agio. Io sono venuto a Roma per amore, ma non mi sono trovato minimamente a mio agio perché sono un provincialone che era abituato a un traffico normale, a parcheggiare normalmente, a degli ospedali più o meno civili come quelli toscani. No, cavolo, al Gemelli mi hanno salvato la vita, devo star zitto su sta roba. Però No, però diciamo ora. fare un documento pubblico in meno di 2 mesi, diciamo, queste cose qua. Esatto, ma ora amo tutto di questo posto, non ne potrei più fare a meno. Però diciamo all'inizio era molto difficile e trovai questa trattoria vicino a casa dove mi hanno accolto tipo figlio. Cioè dove proprio io andavo lì e dicevo c'è un po' di mal di testa e mi facevano il rissino bianco, capito? Dove mi hanno fatto girare scene del film, tutti i cortometraggi, dove ho fatto recitare tutta la famiglia tra l'altro e dove e ormai non ci sentiamo regolarmente. L'unica cosa che non ho ancora fatto è andare a giocare con la PlayStation, con i figli del proprietario perché vogliono giocare a Fortnite, come si chiama? Che Sì. Non a me non piace, però so. manca solo quello e poi ci passo anche le notti, Sì, capito? sì. Con lo. No, ma Però poi questo è anche è un l'aspetto bello della pasticcio. romanità, no? Cioè, nel senso, non ti puoi aspettare del documento dell'anagrafe nei tempi che sarebbero necessari in altre parti d'Italia, però poi appunto c'hai queste cose che No, e effettivamente. poi io ho sta roba, sai, io esco di casa che ho i pantaloni mimetici, la felpa della MMA. L'altro giorno mi hanno fermato per strada uno che voleva portare su palestra di Jiu-Jitsu. Cioè, diciamo che mi piace stare negli ambienti che in teoria quelli che mi scrivono se è un radical chic. Cioè, non mi piace stare negli ambienti che questi pensano che io frequento. Mi Adesso piace stare in ambienti opposti proprio. twitto GP lapsus freudiano, in realtà. No, ma è bello perché c'è stato un giorno in cui c'era un tipo che mi voleva menare dal nulla e uno degli avventori abituali della trattoria con cui ho fatto un po' d'amicizia, con il quale parlo sempre, che è un salviniano di ferro, mi ha salvato proprio, mi ha proprio salvato il culo. E lui lo sa che io sono dell'altra squadra, infatti tutte le volte mi fa le battute, Vedrebbe, io le certo. faccio a lui, ma è buffa sta cosa. Cioè, probabilmente Beh, c'è è un umana. livello di democrazia molto più sviluppato di quello che puoi trovare in un talk show in televisione. Sì, ma poi voglio dire, la politica non è l'unica componente di un essere umano, anzi, no? Che questa è una visione quasi lottizzata dell'esistenza, molto, molto diffusa nell'ambiente romano, soprattutto dei media, della cultura, eccetera. Come se tutto in una persona dipendesse da cosa ha votato le ultime elezioni, che è Ah, e veramente è non solo Dani, grottesco. non solo ti interrompo, non solo cosa ha votato, ma quello che ha votato lo identifica per tutta la vita. Non Sì. potrà. Io adoro l'altro atteggiamento. Con. A parte, A me scusami. piacciono quelli che votano una volta uno, una volta l'altro. Cioè, proprio che dico, fammi provare. Perché la trovo una roba molto più sana, più laica, capisco? De, è più laica, della diciamo. de, esatto, dell'adesione tribale, capito? Per cui se voti una roba ne devi sposare in toto ogni singolo pensiero e non devi mai cambiare. È buffa sta cosa che c'è soprattutto alla sinistra, no? Ad esempio quando, che ne so, ci sono stati alcuni nel centro-sinistra che hanno provato a dire, raga, forse dovremmo prendere anche i voti di quegli altri. E loro ti dicono, ah, vuoi i voti di quelli di destra? Ma se uno è di destra e ti vota a sinistra, non è più un elettore di destra, diventa un elettore di sinistra. Sì, ma poi scusami, Cioè, non è che è marchiato a fuoco, capito?
Quanto anche egocentrico pensare che il proprio voto conti così tanto. Mi spiego meglio. Cioè, io sono un grande fan della democrazia e tengo che sia giusto votare. Ci sono sempre andato, credo di aver perso anche No, anche un'elezione. perché se non lo fai, insomma, può essere brutto. A me mi rompe sempre i coglioni andare a votare. Cioè, non ho mai quella cosa di, ah, che bellezza, questo è il giorno in cui io esercito i miei No, doveri. vabbè, ma lascia questo. Grazie ai partigiani che sono morti per permettermi questo. A me mi rompe sempre i coglioni. Poi ci vado sempre, no? Mi rompe sempre le palle. Sono sincero su questo. Però sono anche contento che mi rompa le palle. Sono contento di non avere mai votato con entusiasmo. Cioè, ho sempre votato dicendo porca puttana, vabbè, l'ultima volta ho votato radicale perché c'era scritto atei sul simbolo. No, Ma senti. mi ha fatto una proprio tipo calamita, non ho resistito, mi da cazzo atei che ho scritto e sono finito lì, capito? No, Però un è po'. sempre un'esperienza un po' frustrante, ma questo fa parte del gioco. Ultimamente sta diventando parecchio frustrante, perché io una mancanza di scelta come questa attuale non me la ricordo. Non ho 150 anni, però insomma, una ventina di anni in cui ho votato, non mi ricordo una situazione così povera di opzioni, come in questo momento. Quindi insomma, sì, c'è sempre un po' di frustrazione, no, quando voti, però d'altro canto. No, però il punto che dicevo prima è quanto è ridicolo pensare che non solo il voto di una persona, che tra l'altro deve essere quello per tutta la vita, come dicevi tu, sia definente della persona, ma anche che sia così in assoluto rilevante. Capisco la finzione, che è vero che se tutti pensano, poi arriva a incidere, in effetti, no? Però, cioè, mi sembra anche molto, molto narcisistica come cosa, no? Cioè, come se il tuo voto veramente cambiasse i destini delle cose. È una cosa un po' sul bordo, no? Perché è vero che è così, Molto sporco. devi prenderla come se fosse così, e capisco la sua funzione, diciamo, comunicativa, generale, ma al tempo stesso sii serio. Cioè, non sei così importante. Non lo so, a me basterebbe levarci l'afflato eroico e già sarei più Sì, tranquillo, sì. in verità. Però sono Cioè. entrambe le cose che vanno abbastanza di pari passo, capito? Però sì, è una visione un po' da corte, no? Cioè, come se come vivo a corte, la cosa importante è solamente chi sarà il re. Tutto il resto non conta, no? Sì, ho capito cosa vuol dire. Cioè, ah, ok, in questo senso qui ho capito. Sì, È penso di aver un po' capito. limitante rispetto all'esistenza, direi. Sì, sono d'accordo, ma anche proprio avere, secondo me, tutta l'esistenza indirizzata all'analisi della puttanata di Salvini e a relativa reazione e indignazione mi sembra un modo abbastanza misero di star mondo. Quella è una roba terrificante, soprattutto E lo perché. dico perché ci sono stato, intendiamoci. Cioè, quando ho lavorato nella satira, io chiaramente mi svegliavo la mattina e mangiavo sta roba. Beh, la Cioè, proprio. satira, quel mestiere là, è difficile riuscire a farla sul medio-lungo periodo, dove magari o sulle cose esistenziali, che vabbè, lì magari sarebbe più comicità che satira. È difficile. Però ecco, sì, l'ossessione italiana per il dibattito dei 2 o 3 giorni, quello ha detto questo, quello ha detto quello. Vivendo a Roma, poi. È una roba che, cioè, senti delle persone che sono totalmente dentro, cioè, pensa che non ci sia altro, no? E poi alla fine mi chiedo, ma quante persone veramente sono interessate a questo genere di dibattito? Capisco l'interesse per capire dove sarà l'Italia fra un anno, fra 5 anni, fra 10 anni, cosa che tra l'altro non interessa a nessuno, diciamo, in No, questo infatti. mondo qua. Però questo invece mi sembrerebbe un tema interessante, no? Ma Sì, cosa ha ma detto? se poi pensi che tantissime discussioni vengono da virgolettati riportati sui giornali che spesso sono inventati di sana pianta. Sì, tra Cioè, c'è anche l'altro. questo, che non è male, no? Tra l'altro. E Cioè, poi la l'hanno. frase shock che Sì. innesca la polemicona che dura 3 giorni e che oltretutto non è mai stata pronunciata. Ma questa forma mentis poi rende fare il mestiere veramente difficile, perché io adesso scrivo molto meno per i giornali, ma quando facevo reportage, o comunque anche cose narrative che però avevano, diciamo, i piedi nella realtà, è abbastanza difficile in Italia. Creare un rapporto di fiducia con le persone che stai raccontando, perché sono abituate appunto alla persona che magari gli estrapola mezza frase e ci costruisce sopra un castello, la toglie dal contesto e dice: ah, cazzo, ho la roba di fare lo scoop, no? Che è semplicemente una cosa gridata, che magari quella persona intendeva in tutt'altra maniera, ma c'è, dall'altra parte c'è un cervello talmente proprio organizzato, tarato quasi su quel paradigma di estrapolare quella cosa, no?
E quello è il momento dell'attualità, parla di quella cosa lì e io attiro l'attenzione con quello e il risultato ti stai perdendo quello che quella persona è veramente, quello che quella storia è veramente, perché le storie in genere sono sempre più complesse dei titoli, no? Però guarda, io ho avuto questa esperienza chiara quando stavo girando, per colpa tua tra l'altro, quel piccolo documentario che ho fatto su Locke a Bolzano. Io mi ricordo il primo giorno di riprese, abbiamo intervistato solo giocatori italiani. E mi ricordo che, no, anzi, metà giornata ho detto alla cameraman, gli ho detto, guarda, cioè, se sono tutti così non possiamo fare documentario. Per fortuna ce ne siamo accorti subito, vabbè, oggi sono andata via una giornata di lavoro, ma lasciamo perdere questo progetto. Entra un americano, metà della squadra era americani e canadesi, comincia a parlare, parla per 40 minuti, una storia più assurda dell'altra, capito? Perché? Perché l'americano è migliore? No. Semplicemente perché non è inserito in quel circuito di sfiducia rispetto alla sua Certo. parola, che sa che se dice mezza parola. Poi è vero che lui non sta lì un anno, poi non sa se rimane, poi magari torna in America, va in un'altra squadra, in Svezia, che ne sai, in quel caso, no? Quindi anche ovviamente c'ha meno paura perché non vive, nasce, cresce, muore in quel territorio. Però al tempo stesso c'è proprio anche chiaramente una fiducia maggiore dall'altra parte, non in chi ti racconta, che in Italia è totalmente compromessa. Di questo ne sai più te, io sai, ho solo avuto magari qualche esperienza non proprio luminosissima con delle interviste. No, ma poi la ricrei perché le persone alla fine mediamente cioè, parlano, non hanno interesse a. No, ma c'è anche questa idea che la semplificazione sia un valore, no? Ad esempio, io penso invece stiamo vivendo dei tempi dove proprio le persone hanno fame di sentire cose più articolate, più complesse, non tutte, certo, dire persone è una puttana, una generalizzazione imperdonabile, chiedo scusa, però molti hanno questo desiderio, no? Cioè, quindi c'è la famosa, negli Stati Uniti l'hai visto, la fioritura di podcast di roba lunga di 3 ore, di Sì. 4 ore, dove si prendono gli argomenti e se ne parla seriamente a lungo. Beh, io spero ci sia una tendenza del genere anche qui, anche perché volevo dire, non è che proprio come dire, il mondo della carta stampata, come si dice, stia proprio in una forma smagliante da dire wow, adesso vedrete tra 2 o 3 anni che meraviglia vi facciamo. Cioè, quindi. No, ma poi guarda, in realtà sono anche discorsi un po' di macchina, perché c'è anche tantissima gente in gamba che fa questo mestiere in Italia. Il problema è che sono un po' Certo. queste macro tendenze, no? Che poi si portano avanti, non si sa neanche bene perché, o comunque hanno una posizione maggioritaria, per cui poi rovinano un po' il nome per tutti, no? Ma gente che lavora seriamente ce n'è. Io un po' probabilmente sono viziato dalla visione di troppo Sorkin, capito? Però c'è la sua idea, capito, anche romantica, no? Che una democrazia si costruisce proprio anche grazie ai suoi media, cioè al fatto che i suoi cittadini sono informati correttamente. Sembra una cosa dimenticata da noi, non da tutti, figuriamoci, però io ho 57 anni, non, un po' di robetta l'ho vista, io ho visto come i talk show politici del passato, quelli che hanno costruito poi tutto il disprezzo verso la classe politica, che era una classe politica in parte sicuramente disprezzabile, ma che comunque è stata accomunata tutta un'idea di ladrocinio che poi ha prodotto i tempi moderni, dove non mi sembra che ne sia nata un'Italia migliore, una classe No, politica particolarmente no, no. luccicante. Ma su questo, infatti, poi voglio portare delle persone al podcast per parlarne perché è veramente un tema fondamentale. Allora te lo lascio aperto No, perché tanto io no, sono un dimmi. trentista. No, no, ma nel senso, quella roba lì ha fatto male. Io mi chiedo perché non ci si fermi, cioè perché le persone non si fermano un secondo. Io per primo, ogni cosa che dico, la dico a me, perché sono stupido e la devo dire a voce alta, almeno mi rimane in mente. Perché non fermarsi e pensare a che cosa fa bene a questo paese? Cioè che tipo di società vogliamo? Vogliamo una società dove ci odiamo tutti con tutti? Vogliamo una società nettamente spaccata in due, con la speranza di quelli di sinistra di poter un giorno sterminare quelli di destra e la speranza di quelli di destra che un giorno un tornado possa porti via per sempre tutte le persone di sinistra? O vogliamo costruire un paese
minimamente civile, dove io mi possa ammalare con la sicurezza di avere le migliori cure possibili, possa avere un figlio con la sicurezza che possa ricevere la migliore istruzione possibile, perché a me questa guerra di cortile del cazzo ha veramente distrutto i coglioni e la vedo da troppi anni, la vedo sostanzialmente da quando l'età della ragione, che nel mio caso sarà stato tipo verso i 26 anni, però cioè, anche basta, capito? Uno degli altri motivi per cui ho chiuso i social network, almeno quelli di parola, perché Instagram me lo sono tenuto per i disegni, perché guardo e mostro i disegni, è proprio che c'era una guerra continua, una guerra tribale continua. Cioè, non c'era mai una reale dialettica tra persone, tra idee differenti, era solo una guerra tribale. Se io dicevo una cosa, anche una puttanata, ed ero però percepito come nella tribù di sinistra, il popolo di sinistra mi portava in palmo di mano e il popolo di destra mi disprezzava automaticamente. E viceversa. E viceversa. È una Cioè, roba. questo non può andare avanti. Cioè, è una cosa che va spezzata in qualche maniera. Non so come, non sono un sociologo, non sono un politologo, ma va spezzata per il nostro bene, ma per forza. E Ma il invece sta aumentando sempre di più. tribalismo ci sta uccidendo come civiltà, ma ovviamente poi su questa tendenza, essendo anche una società più digitalizzata della nostra, ancora di più, questo stiamo vedendo in America cosa sta succedendo, no? Lì c'è la tempesta perfetta fra un presidente, insomma, non particolarmente attendibile, una pandemia che non è per niente sotto controllo, le proteste che hanno destabilizzato, eccetera, partono anche da una situazione inaccettabile, ovviamente, però insomma, tutta una serie di cose. Che però dove non si riesce, dove vedi chiaramente che non riescono a trovare, come non riusciremo noi se la situazione degenerasse, io credo oggi, a trovare un terreno comune su cui costruire, perché l'Occidente è polarizzato. È polarizzato dentro camere di risonanza, bolle dove tutti pensano la stessa cosa e tutto quello che c'è fuori è il male. Capito? E tu non puoi mantenere in piedi una democrazia in questa maniera. Cioè, non... Oggi figurati, leggevo una roba dell'Atwood del 96, no, non leggevo, ho visto proprio un'intervista a lei del 97, una roba molto vecchia, dove lei diceva quello, diceva, lei si riferiva al governo, secondo me perché era del 97, adesso secondo me è molto più, si può adattare tranquillamente all'opinione pubblica, diceva se un governo si propone come il detentore della verità, chiunque abbia un'idea diversa non è qualcuno con un'opinione diversa, ma è un eretico ed è il male. Ed è quello che succede in discussioni politiche in continuazione. Tantissimi temi non sono più approcciabili. Cioè, non è proprio immaginabile di poter imbastire una discussione, perché qualunque idea di mondo, qualunque idea di esistenza, qualunque idea politica viene vissuta da chi ne porta avanti le istanze come una fede, come un culto. E se tu metti in dubbio uno o più fondamenti o aspetti di quel culto, la reazione che ottieni è esattamente quella che otterresti da un culto, cioè diventi un cazzo di eretico, vieni additato, vieni soprattutto faranno di tutto perché tu non possa parlare. Però questo, scusami, questa tendenza a censurare, no? A togliere la voce, non è proprio la più grande dimostrazione del fatto che chi cerca di mettere in piedi queste strategie cioè per silenziare gli altri non è sicuro di quello che dice, sa che sotto sotto la sua dottrina è fallace, cioè è una religione, un culto, in quanto tale basta veramente qualcuno che dica che il re è nudo e tutti incominciano a vedere il re è nudo, che il re è nudo e quindi... E quindi c'è questa intransigenza incredibile dal punto di vista del controllo del linguaggio e di quello del dicibile, perché altrimenti io non sono su basi solide. Perché se io sono convinto che la mia posizione rispecchi, non dico l'unica visione possibile del mondo, ma una visione che a me sembra solida, no? Basata su tante cose, su conoscenze, su esperienze, sulla tradizione, sull'innovazione, su quello che vuoi, però diciamo qualcosa di solido, no? Io non ho bisogno di farti stare zitto a te. Lo Nel so. senso, parliamo, io porto la mia esperienza, tu porti la mia, perché mi vuoi silenziare? Perché non sei sicuro che quello che stai dicendo, senza la violenza della censura, perché
perché alla fine la violenza, per quanto simbolica, possa stare in piedi. esatto. Eh certo, ma io sono convinto di questa cosa. È una cosa che si applica anche alla comicità che ho, o alla satira, appunto, che sono due aspetti che ho un pochino, anche se per poco, frequentato. Io, per quanto riguarda me, chiunque può scherzare e fare battute anche crudelissime su qualunque mia convinzione. Sì, Le può ma fare sulla mia persona, le può fare su ogni cosa che dico, che penso, cioè. Se ho dei principi solidi, anzi, cazzo, lo sai che ogni obiezione è un principio solido, è un'occasione per poter dimostrare ancora di più la solidità del tuo principio. sì, esattamente. Poi comunque, ripeto, non è che esistono nel contesto pubblico i termini della diffamazione, è che puoi dire Vabbè, certo, Gipi grazie, ma lì. uno spacciatore di droga, capito? Ma lo Cioè, puoi dire perché comunque non lo sono, capito cosa voglio dire? Cioè, è beh, sì, chiaro però che mi va al culo. io su quello no. Però diciamo, quando siamo nella battaglia delle idee, eccetera, e non mi stai accusando di aver fatto cose fisicamente che non ho fatto, allora lì, se stiamo parlando di, capito, di opinioni, di come. Cosa significa quella cosa? Come dovrebbe essere governato il mondo? Un valore estetico, un valore morale, un valore quello che vuoi. In questi campi non possono esistere forme di censura che invece stanno emergendo sempre di più. E quello è il paradosso dell'ortodosso di cui parlavamo di recente, perché poi molte Esatto. persone che vogliono questo genere di controllo del linguaggio non sono ca persone cattive, magari lo sono i loro capipopolo, ma molte persone che sostengono queste cose sono persone in buona fede. Solo che non immaginano il fatto che si possa avere anche delle idee diverse senza essere dei signori del male e soprattutto non capiscono l'importanza che la libertà d'espressione ha nella storia dell'uomo. Perché se non ci fosse stata libertà d'espressione per una parte importante, almeno della storia recente, non ci sarebbe stato progresso. Perché se non c'è la possibilità di sbagliare nel parlare, no? Nel portare avanti idee, non c'è la possibilità di migliorarsi. C'è Certo. la storia che si ferma. E fai una fotografia della storia. Ragazzi, ma la libertà d'espressione è l'Occidente È attualmente, l'Occidente. cioè, voglio dire, poi ti può far schifo per qualche altro motivo, però è questo. Sì. Io ho fatto un'intervista recentemente su questo, sui fatti di Nizza, delle persone uccise, dell'insegnante ammazzato in balia a Parigi da quello studente. E ci sono persone che dicono: sì, vabbè, anche però queste vignette di Charlie Hebdo forse insomma sarebbe meglio lasciarle stare, ma questa è una follia. Follia È una totale, follia. E totale. anche lo sai cosa? Oggi ho pensato questo. Secondo me è anche un razzismo. Cioè, dire ad esempio, ragazzi, non fate le battute su Maometto perché sennò gli islamici si incazzano, è una roba di razzismo. Ah, perché ci sono milioni di islamici che non si incazzano. E Certo. soprattutto, anche se si incazzano, incazzarsi rientra perfettamente nel loro diritto. Certo, Non assolutamente. vanno a tagliare le teste a nessuno. Quindi, cosa fai? Un'identificazione tra un assassino che ammazza una persona e l'Islam? Quindi è bella, no, questa cosa di protezione, che però in realtà è un razzismo nascosto. Assolutamente. E quindi è particolare. No, ma poi, guarda, Ma se, veramente scusami, senza la libertà di parola è calcolare proprio. i secoli di lotta nei confronti della Chiesa Cattolica per la libertà d'espressione, no? Di satira, eccetera, e per poi cosa? Per trattare diversamente un'altra religione? Perché? Cioè, la legge, cioè la legge, diciamo, la nostra consuetudine alla libertà deve valere per Poi, tutti. Dani, non possiamo nemmeno pensare che tutto debba sempre essere relativo e discutibile. Cioè, almeno uno o due punti fermi dell'esistenza li devi tenere. E io, scusate, magari sono un prepotente fascista, ma mi sono messo come punti fermi la libertà d'espressione. Certo. Non la devi toccare. Lo sai che una volta dissi, mi feci una battuta su Twitter, siccome, ripeto, sono scemo, ma tanto chi sta vedendo sta roba l'avrà già capito. Sotto elezioni io andai a leggere tutto il programma di Casa Pound. Tutto. Ogni tanto faccio queste cose. E feci un tweet, e era Beh, se non meraviglioso. altro sei documentato, voglio dire, Era non stupendo. c'è niente di C'era. male a Cioè, in termini documentarsi. comici era meraviglioso. C'era ad esempio una parte dove, ora non vorrei sbagliare dei termini o delle forme, non vorrei che qualcuno degli ideologi di Casa Pound si risentisse, ma mi sembra che ci fosse una sorta di necessità dichiarata del riprendersi la Libia prima possibile. Ok. E io leggendo queste righe riguardo al
poi comunque dovremmo riprendere anche la Libia, mi fece talmente ridere che fece una battuta su Twitter dicendo: io comunque, ragazzi, ve lo dico, voi dite di non far parlare i fascisti, io dico che questa roba qui la farei legge in prima serata su Rai 1, perché così ti rendi conto. Sì, E poi questo. purtroppo chiusi il tweet dicendo che così gli farebbero un TSO a Volontà Popolare. Immediatamente arrivarono i Social Justice Warrior a farmi il culo perché avevo utilizzato il termine TSO, che è chiaramente un mezzo del potere capitalistico per zittire le persone più scomode, eccetera, eccetera. E qui mi fermo. Però vedi, questo fa un po'. È anche un po' il discorso sulla profonda e intima e spesso involontaria religiosità degli italiani, e dico religiosità non in senso spirituale, ma in senso proprio di essere chiesaroli, no? Anche C'è essendo là, bigottismo, c'è bigottismo, bigottismo cioè come comunque fattore. c'è la Chiesa Cattolica, il Vaticano e poi l'altra Chiesa, quella da sinistra, il Partito Comunista, poi dopo diventata sinistra. E entrambe condividono una profonda, radicale sfiducia nei confronti degli esseri umani. Cioè, per cui gli esseri umani, mai le persone in questione, ma sempre gli altri, non sono in grado di capire, no? E quindi non vanno, diciamo, affrontati con gli argomenti, non sono in grado di fare un dibattito, di capire cosa è Vanno meglio per protetti, loro. Vanno vanno protetti, protetti. diretti, capisci? C'è questa dinamica del gregge, che poi sia il gregge Sì. con la croce o il gregge, diciamo, politico, è sempre un gregge. Guarda. Adesso purtroppo non ce l'ho qua, non ci avevo pensato, ma la mia compagna è svizzera, no? L'altro giorno le è arrivato un libretto per votare a un referendum. E ti giuro, mi stavo mettendo a piangere, perché era una cosa splendida, splendida. Cioè, c'è questo libretto, c'erano tre, mi sembra, domande, cioè quesiti, e uno sul fatto se i produttori di armi svizzere devono poter accedere a fondi statali oppure no. Svizzeri, non armi svizzere, cioè di armi in Svizzera, Certo. e poi altre due, sempre su temi, diciamo, comunque rapporti fra aziende multinazionali con sede in Svizzera e il resto del mondo per questioni etiche, fondamentalmente, no? E la cosa era presentata nel dettaglio. Tu avevi la versione del comitato promotore, la versione del governo, che era contro in tutti e tre i casi. E poi diciamo una versione che non era una versione dove semplicemente ti spiegavano cosa sarebbe cambiato a livello legislativo, no? E poi c'era una serie di conseguenze, ad esempio sulla questione delle aziende di armi, dicevano, uno diceva, ma guarda, questa cosa impatterà sui fondi pensione degli anziani svizzeri perché molti soldi sono investiti là. Allora il comitato rispondeva, sì, però in realtà altri fondi pensione hanno fatto rendimenti migliori con investimenti etici, no? Per dire. E Ok. poi tutta una serie di argomenti, tutto di una civiltà che noi non abbiamo neanche idea, Vabbè, veramente. li trattavano da adulti, in Da sostanza. adulti, da adulti. E poi mi ha scioccato perché noi non siamo abituati. Cioè, tu metti le chiavi in mano di un settore, capito? Questa era una cosa che impattava su un settore sicuramente per miliardi di euro o di franchi svizzeri. E gli dice la gente cosa vuoi votare? Questo o questo? E gli spieghi molto civilmente. E tra l'altro c'era una totale mancanza di strawman argument, cioè non è che il comitato diceva del governo, il governo è malvagio, diceva no, Sì, secondo certo, ho noi è capito. meglio per questo e questo motivo, l'altro rispondeva, secondo noi è meglio per questo e questo e quest'altro, no? Molto lineare. Io da bambino a Bolzano facevano questa cosa che si chiamava la città dei ragazzi, e praticamente era una simulazione di una città di adulti, però fatta dai ragazzi, quindi tu avevi un libretto di lavoro e potevi fare vari lavori, eccetera, roba. Adesso raccontarla anche un po' Bene. surreale, ma per bambini, no? Sì. E ti giuro, mi sembrava nella sua ingenuità una cosa, sembrava un referendum della città dei ragazzi, però questo è reale in un paese reale più ricco del nostro, dove il reddito medio pro capite è X volte il nostro, certo con una storia particolare dal punto di vista bancario, eccetera, oggi molto meno vera, però insomma comunque sicuramente vera in passato, però l'istituzione, capito, la fiducia nel cittadino, è una roba, ma commosso, ma commosso. Che non siamo Sì, questo abituati, non siamo abituati perché siamo in un paese di chiesaroli, che siano laici o che siano praticanti, no? Spesso e volentieri, poi alla fine l'unico che capisce qualcosa è quello che parla, gli altri non capiscono niente, no? beh, non saprei da dove viene sta roba, però la vedi già a livello familiare, la vedi da come vengono trattati i bimbi piccolini, alle paure che ci sono sempre, al fatto che c'è questa, come se le persone avessero sempre necessità di protezione extra.
Però qui si va su roba complicata, No, sul no, fatto della protezione. sono d'accordo. A questo proposito, a questo proposito, tu hai scritto, hai in uscita un nuovo libro adesso, che però purtroppo a me non è ancora arrivato, per cui ora mi... No, ma infatti fottiti, non No, ti no, no, dimmi sentivo. perché è interessante, in realtà si aggancia perfettamente al discorso della protezione, perché è un libro su un bambino, giusto? Ah, è la solita roba, io sono fissato, te racconto sempre la stessa cosa, è un libro, in realtà è un libro a ambientazione medievale fantastica, scritto da me ma disegnato in realtà da un altro disegnatore, da Luigi Critone, che è un disegnatore stratosferico, ed è la storia di un ragazzino che non sa niente del mondo, che il padre lo ha lasciato in custodia a un maestro che però evidentemente ha fallito nella sua missione di farlo diventare un uomo, perché questo è uno scemotto, non ha mai messo il naso fuori di casa, non sa nulla del mondo, e un giorno il maestro, che è una specie di mago, fa una magia che va male e che obbliga Aldobrando, il protagonista, che è anche il titolo del libro, a dover lasciare la casa per trovare un rimedio a questa ferita che il maestro mago si è inferto. E il maestro gli dice: vai, Aldobrando, corri il mondo. E quello che Aldobrando dovrà fare è trovare un'erba curativa per questa ferita di questo maestro. È un tema trito e ritrito, come dico da solo, cioè Aldobrando nella ricerca di quest'erba in realtà incontrerà tutt'altro, tutto il resto. Ma perché io ho un po' la fissa su questa cosa, sul fatto che sia fondamentale per i ragazzi più giovani, invece di crogiolarsi nella paura del mondo, che è un po', secondo me, il vento che sta soffiando adesso. Cioè l'idea che sia meglio essere, come dire, deboli che essere forti, ma per forti non intendo la forza fisica, perché non ne ho chiaramente ed evidentemente nessuna competenza. Nonostante la E poi, felpa dell'MMA. se è chiaro, nonostante quello. Certo. No, ma che sia giusto perdere la partita in partenza, che sia giusto avere paura prima. È come se ci fosse un racconto di un mondo estremamente spaventoso dove questi ragazzi devono andare a muovere i primi passi. Ed è il mondo più spaventoso che ci sia mai stato. È come se ci fosse una narrazione che il mondo in cui un giovane adolescente di oggi deve andare a trovare la propria via per la felicità sia il peggiore che gli poteva capitare, sotto mano. E questa è una cazzata. È una cazzata in termini storici, è una cazzata in termini geografici, in termini climatici. Sto parlando di giovani del nostro paese, chiaramente, non mi occupo Certo. di altro. E quindi i ragazzi dovrebbero, secondo me, fare in ogni occasione un atto di coraggio, cioè trovare sempre il modo di avere la schiena più dritta possibile. Invece mi sembra che ci sia un vento intorno che gli dice che la loro sconfitta è poetica, capito? È inevitabile, perché comunque c'è un sistema spaventoso che li schiaccia, eccetera, eccetera. Io sono però un boomer del merda, e questo mi dà anche la libertà di dire cose odiose. La cosa odiosa che posso dire è che mio padre a 20 anni, a 18 anni, aveva i nazisti in casa. Ora io capisco che il narcisismo dominante impedisce di percepire bene cosa può voler dire la vita di un'altra persona, e quindi in questo caso la vita di un altro diciottenne che torna a casa e trova i nazisti che lo vogliono uccidere in casa sua. I nazisti, cioè non Casa Pound, i nazisti veri, okay? Che dominavano l'Europa. E mio padre è cresciuto così. E io invece, che sono cresciuto, come dire, nell'agio più assoluto, perché io sono un figlio del boom economico degli anni 60, ho sempre invidiato la quantità di occasioni che lui aveva avuto per misurare se stesso, cioè per sapere che razza di persona era. E per mia fortuna sono cresciuto negli anni in cui la mania della protezione non c'era ancora, in cui i cellulari non esistevano ancora. E a 17 anni ho potuto andarmene da casa senza un soldo e procurarmi tutti i guai che avrei potuto evitarmi restando a casa mia, per scoprire se sapevo stare al mondo, come si dice a Pisa. Questa cosa qui,
Sono abbastanza convinto che in alcuni ambienti particolarmente sofisticati di sinistra possa quasi essere vista come una roba fascistoide. Cioè l'idea di dover scoprire, capito, il proprio carattere, la propria dignità, il proprio coraggio. Io invece penso che sia fondamentale per diventare persone che quando tireranno il carsino, come si dice a Pisa, cioè quando moriranno, potranno avere quell'ultimo respiro, l'ultimo bagliore del loro passato e dire: dai, però non ho vissuto proprio del merda. Sì, sai, non so neanche se a sinistra in generale, quanto più una sinistra che ha capito questa retorica adesso dell'identity politics, questa di stampo anglosassone post-strutturalista. La sinistra che mi ricordo io da giovane non era sicuramente così, era molto più esperienziale, no? C'era più aperta al mondo. Adesso e credo che comunque sia una sinistra più dell'elite che di popolo, ammesso che esista ancora il popolo di sinistra, che rifiuta un po' questa dimensione. Sai, in un certo senso pensavo che è come se gli anni Ottanta fossero stati questo decennio un po' fastidioso anche, dei vincenti, no? Poi sono stati degli anni di transizione Porca troia. e oggi siamo al decennio delle vittime, in cui la cosa più cool in assoluto è essere una vittima. Per cui vedi, c'è proprio una ricerca di una persona, come potrei inquadrare la mia vita in modo da risultare pubblicamente comunque una vittima. E vittima in senso ampio, Sì, può ho essere anche una capito. mini discriminazione, cioè può essere, posso dare una luce sulla mia vita che mi faccia emergere come sofferente, come vittima di un'ingiustizia, perché questo è quello che in questo decennio nella cultura occidentale ti qualifica come persona pienamente detta. Non è fare delle cose, non è imparare, non è crescere, non è migliorarsi. Questa roba è un po' da sfigati, capito? Certo, no, sai, io ho la fissa sul narcisismo e lo sai perché ne parliamo tanto e intendiamoci, ne parlo dall'interno, cioè, ed è stato un mio grosso problema il mio narcisismo durante tutta la mia esistenza. Quindi è una roba sulla quale ho riflettuto tanto e che cerco di tenere a bada e di controllare il più possibile. L'essere vittima, e purtroppo vedi, sono anche stato vittima, per cui, come dicevo all'inizio, insomma, di quell'evento che mi ha Ma scusami, non sostanzialmente. c'è niente di male nell'essere vittime se si è vittime veramente. Cioè, No, capisci? E certo, se ha anche. ma c'è anche di male, ti posso dire, perché guarda che ti posso dire una cosa, io da quella notte lì non è che ho soltanto sviluppato delle caratteristiche che, per esempio, mi hanno fatto detestare un po' i maschi in generale o che mi hanno impedito per tutta la vita di poter scrivere viva la topa su un muro o di abbordare una donna per strada. Ma io più che altro ho portato i sensi di colpa per la mia debolezza, cioè i sensi di colpa per non essermi battuto fino alla morte. Perché, sai, è vero, ero un bambino di 11 anni, ma quando sei un bambino di 11 anni non sai di essere un bambino di 11 anni, sei No. te stesso che ha già vissuto tutta la sua vita, perché c'è solo quella. Sì, però è. No, per dire, quindi non penso che nell'essere vittima realmente ci sia di suo un valore positivo. Il valore positivo c'è come da tutte le esperienze umane, cioè da come te le riesci a vederle, da quello che riesci a trarne fuori. Ma esattamente, perché poi comunque l'età adulta propriamente detta sarebbe la capacità di muoversi fra questi due estremi, no? Fra quello della vittoria occasionale e della sconfitta occasionale, quindi dell'essere vittima. Esatto. Cioè è lì che si svolge la vita sana, no? Fra questi due poli, una volta si andrà da una parte, una volta dall'altra. Quando la direzione diventa una celebrazione monodirezionale del vincente, appunto, gli anni 80 di stampo americano, eccetera, diventa una roba grottesca anche quella. E Certo. nella misura in cui non è veramente umana, è una rappresentazione caricaturale, no? Di tutta la questione. E dall'altra parte è la stessa cosa. Nel momento in cui si santifica la vittima e tutti cercano in qualche modo di inquadrare se stessi in questa figura santa della vittima, anche quello è grottesco, anche quello è sbagliato, capito? Perché non è la vita reale è da qualche parte nel mezzo. Ma non solo, ma perché comunque, ragazzi, cioè che uno lo voglia o no, prima o poi nel mondo i piedi ce li devi mettere. Cioè, prima o poi la tua strada te la devi fare, la tua famiglia te la devi fare, anche se sarà una famiglia inusuale o sarà una famiglia di solitudine fatta solo di amici o che cazzo che te pare, ma prima o poi invecchierai, prima o poi.
Cioè, perderai quella grazia, quella benedizione dell'essere giovane che ti permette anche di crogiolarti nel tuo dolore, per amor del cielo, perché in realtà ancora il tuo corpo, almeno a livello biologico, non ti ha iniziato a parlare, a dirti quale orrore ti aspetta. Perché è questo che succede, cioè, questo ora io voglio fare proprio discorsi da vecchio, capito? No, però la gioventù è naturalmente nazista, diciamo, per certi aspetti, perché non conosce il dolore, non conosce. Però in No, realtà sta ovviamente non succedendo è, il contrario. non tutta la gioventù lo è, ovviamente, per fortuna, No. però è molto più facile esserlo perché non conosci. La morte è un concetto senza applicazione reale, Certo, cioè però non è quello che una sta cosa che ti succedendo è che riguarda. adesso tanti ragazzi giovani, più che lasciare andare il loro nazismo, fanno andare il loro essere vittime del nazismo. Sì, beh, Capito cosa sono. voglio dire? Sì. Cioè, la cosa che dicevamo è quella, che c'è un racconto che ti dice che la cosa più importante che puoi fare in questo momento per darti un'identità, per differenziarti da tutti gli altri, è individuare il tuo punto di fragilità sul quale altri stanno esercitando il loro potere schifoso. Ma non è mai una richiesta seria di battersi. Quello che poi viene chiesto è: ok, è vero, io sono un discriminato, per favore datemi degli spazi protetti dove io possa stare con i miei simili. No, cazzo, spacca tutto. Questi sono, Cioè, sì, no, sono d'accordo, sono, se vuoi, sembro matto. dei problemi di surplus, perché è come il discorso della tecnica, no? Oggi abbiamo tutto della scienza, abbiamo tutto un ritorno del pensiero magico che è reso possibile dall'estrema abbondanza che la scienza permette nel mondo, no? Visto che tu non hai più problemi di approvvigionamento di cibo nella stragrande maggioranza dei casi, perché c'hai i fertilizzanti, c'hai il modo di non far morire le piante, eccetera, e quindi riesce a produrre molto più cibo, per dire, fare solo l'esempio del cibo, ma questo poi si applica anche alle case, al rifugio, insomma, hai tutta una serie di qualità, un'inedita qualità della vita che è garantita scientificamente. Poi ovviamente c'è il meccanismo produttivo, economico, eccetera, eccetera, ma la vera ricetta per ottenere questa cosa è la scienza, no? La scienza ci ha reso la vita, talmente semplice da riportare in voga tutta una serie di teorie magiche, capito? Che in un periodo in cui sapevi veramente quanto fosse brutto e quanto significasse essere poveri e rischiare di morire continuamente, fare il contadino, no? Allora, quello naturale, tra l'altro, Certo. non ti veniva da idealizzare la questione. Adesso, siccome sei protetto da tutta una serie di infrastrutture di derivazione scientifica, rinasce capito, questa poesia di una situazione che in realtà era esposta a carestie, povertà sistemica, brutalità, perché poi quando la gente lavorava con quei ritmi, in quelle condizioni, poi diventava brutale, uomini con uomini, uomini con donne, cioè erano delle situazioni molto, molto peggiori di quelle in cui viviamo oggi, no? Certo. Però che dall'alto della nostra abbondanza, capito, c'è una nuova tendenza a vedere tutto questo in una maniera romantica. Nella stessa maniera, quello che dici tu, e mi collego, è un po'. Dov'è che nasce questa cosa dei safe spaces? Nasce nelle università americane, che sono le università più costose del mondo, almeno insomma quelle più note, quelle più importanti, dove quindi c'è un meccanismo di borse di studio, ma la maggior parte delle persone che ci vanno, che possono iscriversi, sono molto ricche. Da benestanti in su, a molto ricche. Quindi, realisticamente. Per come vanno le cose oggi culturalmente, sono nella maggior parte dei casi persone che sono state cresciute veramente con i guanti bianchi, no? E nel momento in cui arrivano all'università, pagano 200.000 euro, per fare 200.000 dollari per fare università, vogliono un trattamento congruo al loro non solo lignaggio, ma anche alla loro educazione precedente. E quindi necessitano la bambagia in cui sono sempre cresciuti. E l'istituzione universitaria, che è diventata un'azienda, che prende i loro soldi, li fornisce un servizio, in linea con le loro richieste. Certo, Questa cosa. non li può deludere, No, non li può mettere in crisi, assolutamente. chiaro. E questa cosa, siccome si svolge comunque all'interno di quello che è il cervello della società occidentale, americana in questo caso, però poi, insomma, diciamo anche in un certo senso dell'Occidente. E arriva poi a cascata su tutta la società. E quindi anni dopo diventa un po' una cifra attraverso cui incominciamo a guardare il mondo. E quindi c'è questo fenomeno di ragazzini ultra protetti, che poi dopo
applicano anche determinate categorie del discorso. Aggiungo solo una cosa: la categoria dei boomer, io ti giuro, è una cosa che mi va via di testa, perché è di una stupidità, di una stupidità. Cioè, ci sono poche cose stupide come la categoria di boomer, perché, no, ti giuro, perché No, proprio. sto ridendo perché penso alla quantità di ok boomer che ti scriveranno Ma per io ho commento 38 anni, non sotto. so, mi qualifico come boomer, No, ma forse, basta ma non me ne citare frega quello che ho niente. detto io. No, ma è di una No. stupidità incredibile. Sai perché? Perché è la classica formula retorica che blocca il discorso. Cioè, tu non stai discutendo nel merito. Non stai dicendo questa cosa, secondo me, è così, così, così per questo motivo. Stai dicendo, te sei un vecchio di merda, non puoi parlare. Quindi è una formula fascista, azzittente, capito? Sì. Ed è questo che la rende stupida. Ed è forse anche peggio che fascista, perché si ammanta anche di un progressismo contemporaneo, capito? Questo che me la rende veramente insopportabile, perché tu togli la voce alle persone, praticamente dicendo qualsiasi cosa tu dica non ha senso, e poi fai anche la figura, capito, di quello che vive nella contemporaneità e proiettato nel futuro. La combinazione delle due cose ha un tasso di stupidità che io, francamente, riesco con difficoltà a sopportare. Ok, boomer. Scusa, No, cazzo, non esattamente. potevo non farlo. È così, no, è super fascista, ma è stupido oltre che fascista, oltre al fatto che rientra poi in tutto quell'atteggiamento di valutazione di una persona adattandola a un proprio schema mentale senza mai prendere in considerazione la sua individualità come elemento realmente importante. Cioè io ti guardo quanti anni hai, ok, ti metto in questo schema e ti adatto sopra tutti i miei ragionamenti per quello schema. Se poi tu hai un cancro al pancreas, questo non conta niente, sei comunque un bianco privilegiato. Il È una gruppettismo. puttanata, è una pigrizia mentale, è Però una pigrizia mentale. Perché anche affrontare il mondo pensando che tutte le persone, tutte, sono differenti una dall'altra, tutte. E che possono avere dei punti in comune, ma che basta parlarci con persone di estrazioni sociali differenti, che fanno lavori differenti, che hanno sessi differenti, per capire che proprio devi forzare tanto la mano per riuscire a fare delle classi così ben definite per sentirti al sicuro con le tue teorie. Sì. No, no, E questa cosa qui, cazzo, figura, a me me l'avranno detto 3.000 volte che i boomer, ma va bene, ma sti cazzi, cioè io sono uno che, cioè, lasciamo perdere, non No, voglio, no, ma non puoi dirlo. bisogna rispondere a no, non bisogna rispondere a quella roba, perché poi uno dice, cazzo, però io ho il cancro al fegato, capito? No, non va bene, non devi sapere un cazzo, non devi sapere nulla, devi stare nella tua cazzo di condizione dove guardi gli altri e dici, ok, boomer, con la tua strada di fallimenti davanti a te nella vita e percorrerla tutta fino al fucking muro finale. No, però il problema, diciamo, qua è il gruppettismo, no? Per tradurlo in italiano in maniera brutta, però diciamo l'identity politics, no? L'idea che uno, prima di essere un individuo o un cittadino come gli altri di una società, è in maniera definente, assoluta e anche veramente arbitraria nei suoi confronti, membro di un gruppo. Quello che dicevi tu prima. Cioè, quindi se è bianco uomo, è bianco uomo, non conta nient'altro. Se è donna nera, è donna nera. Questo la definisce in toto. E questa Sì. roba qua si porta dietro, diciamo, degli echi anche di marxismo, no? Perché è come dire la classe proletaria doveva risolvere tutti i problemi. Perché? Perché era la classe proletaria e quindi era migliore delle altre, no? È Infatti, andata. successo, Sì, ha successo. funzionato alla grande. E però questa cosa, mentre prima era una società sostanzialmente bipartita, no? Nella visione marxista, adesso nella visione postmoderna dell'identity politics ci sono, non dico infiniti gruppi, ma potenzialmente infiniti. E quindi, Potenzialmente infiniti, nel sì. senso che comunque si moltiplicano spesso, cioè nel senso crescono abbastanza regolarmente l'esigenza di definire gruppi sempre più piccoli, Sì, ma cioè mi quanta sembra che stia violenza c'è succedendo. nei confronti di una persona? Quanto razzismo c'è insito nel concetto che se io faccio parte di un gruppo, tra l'altro per motivi di nascita, non me lo sono neanche scelto, inevitabilmente devo avere dei tratti già predefiniti che mi definiscono prima di qualsiasi altra cosa nei confronti della società in cui vivo. Cioè, Beh, cioè questo. nel Mein Kampf c'è sta roba. Cioè, questo è di un razzismo strepitoso, cioè, nel Sì. senso. Perché anche poi naif, no? Cioè te lo vengono a dire come se fosse una roba normale. Sì, è razzista, però ripeto, è anche comodo, cazzo, perché così puoi evitare di studiare la storia del tuo paese, la storia dell'Europa, la storia degli uomini,
la biologia, poi veramente le batti un sacco di cazzi dal culo, diciamo, cioè ti prendi sto pacchetto già pronto, capito? Con quello puoi giudicare tutto il mondo, sentirti meravigliosamente figo, ma perché non farlo? Voglio dire, è come un'offerta per una vacanza super dove non devi pensare a niente ed hai solo vantaggi. È chiaro, le persone scelgono quella strada, perché no? Probabilmente quando ero giovane io ho percorso strade simili, cioè sicuramente io odiavo i ricchi, ad esempio. Io odiavo i ricchi. Io rosicavo più che Venivo da una, altro. venivo, venivo da una venivo, io venivo, no, io invece venendo da una famiglia benestante potevo permettermi di odiarli i ricchi, capito? Perché era come odiare mio padre e mia madre, che non erano ricchi, però insomma, avevano un negozio, Ma stavano sì, ma bene. questa è la classica categoria, cioè una delle categorie base del politico, della politica in Italia è sempre stata questa, non Ma guarda, io ti può. dico la verità, io adoro i ragazzi giovani. Cioè, me ne rendo conto, c'ho proprio un debole, sarà che non ho figlioli, non posso avere figlioli, quindi c'ho questa proiezione di come cazzo Paternità, dici? paternità. Paternità, capito, proiettata sul cosmo. Per cui io li capisco. Cioè, diciamo io, diciottenni, ventenni, che sono confusi, che sono spaventati, che non sanno che strada prendere, che trovano la loro forma in queste cose, io le capisco. Io non capisco quelli della mia età che invece argomentano seriamente su sta Ma roba. senti, ma in un certo senso mi rendo conto che l'argomento è scivoloso. Ma questi ragazzi che percepiscono il mondo in termini di vittime, no? Di vittimismo perpetuo, sono effettivamente per certi versi delle vittime, nel senso che non gli sono stati dati neanche gli strumenti Certo. per rapportarsi in maniera, capito, proficua e con possibilità di crescita al mondo, no? Perché. Guarda, mi è venuto da disegnatore, mi è venuta un'immagine riguardo a questo tipo di vittima. Io ho visto questo, mi sono immaginato un ragazzo in una stanza vuota, molto grande, con un sacco di riverbero, qualcuno che gli dà delle gran martellate in testa e lui si lamenta perché in questa stanza c'è un riverbero insopportabile. No, Capito? sì. Cioè, cosa voglio dire? Cioè, hai sicuramente delle vere difficoltà. Il problema è che c'è un vento che ti dice di guardare da un'altra parte, che le tue difficoltà sono quest'altro. La tua difficoltà vera è che dovresti fonderti con le altre persone, dovresti scontrarti con le altre persone, dovresti non avere paura delle tue idee, non dovresti avere paura delle idee degli altri. Non devi avere paura di morire se qualcuno ti critica un aspetto della tua vita. Dovresti avere dei fratelli e delle sorelle, questo è uno dei grossi guai, secondo me. Mi sono andato a ridaia con le mie manie a studiarmi le statistiche di natalità in questo paese. Le famiglie hanno in media un figlio e 20, che ora giocare con un quinto di fratello o di sorella, se non sei un serial killer cannibale, non è Può essere un divertente. problema, sì. Quindi sono ragazzi spesso che sono soli, sono figli unici, che non hanno avuto quella meraviglia di avere come me due sorelle cacacazzo che ti menavano Sì, e che ti insegnavano che la anch'io ho avuto vita due è sorelle. conflitto, Ho due sorelle. cazzo. Capito? Cioè, sono cresciuto poi con tutti i miei cugini, che erano cinque uomini, tutti meglio di me. Tutti più belli, tutti più sani, tutti più intelligenti, tutti più simpatici. Questo mi ha impedito di costruire un'idea da fiocco di neve meraviglioso, particolarissimo e unico di me stesso. Sì. Ho perso troppe partite, troppe battaglie, troppe volte sono stato lasciato fuori dal campetto di calcio perché facevo cacare a giocare a pallone. Ma quella roba lì è diventare un individuo. Sono A d'accordo. 14 anni, il cazzo di primo giorno, questa scusa non è un bel ricordo, ma il primo giorno, perché immagino che qualcuno magari poi si guarda sta roba, a un certo punto vuole anche ridere, famolo ridere. Cioè il primo giorno di liceo, al liceo artistico, io andavo col treno da Pisa a Lucca, perché il liceo era a Lucca, e c'erano quelli di quarta liceo che il primo giorno mi hanno preso, mi hanno spogliato completamente nudo sul treno e mi hanno tirato nel corridoio con tutta la gente. Non dico che devi vivere questa roba, io ne avrei fatto volentierissimo a meno, volentierissimo a meno. Però sono contento che nessuno mi abbia protetto dalle brutalità che uno ha incontrato. Sai perché? Perché non muori. Puoi Sì, il problema. soffrire, soffri, però sai cosa ti succede quando soffri in questo modo?
che scopri che ci sono altri due come te, mezze seghe, che sono stati anche loro buttati nel corridoio e loro diventano i tuoi fratelli e No, no, ci certo. cresci insieme. Ma poi ci può anche essere un meccanismo, diciamo così, compensativo, nel senso che poi molte famiglie oggi lavorano, molti genitori lavorano talmente tanto, no? Che poi quando tornano dai figli non vogliono neanche esporli a rischi di alcun tipo, seppur proprio anche di intensità molto bassa, perché si sentono in colpa, no? E anche questo è un meccanismo perverso degli Ma ultimi anni. secondo me, lo sai, la cosa che è triste, però la società ormai si è modellata in questo modo, non credo ci si possa più fare un cazzo. Però secondo me i figli vanno dimenticati. Cioè, devi avere attorno un tessuto di zie, zii, cugini, nonno ubriaco, no, nonna di fuori cervello, lo zio un po' maiale. Cioè, tutta questa roba qui che fa sì che te nel pomeriggio, tua madre, non sa nemmeno dove sei. Si scorda di te e te ti scordi di lei. E nel Aspetta, frattempo, scusa, leggo, chiedo. GP vuole zii pedofili. No, però ho avuto un bis zio assassino in compenso. Sì, Cos'è simpatico. però tecnicamente un bis zio? No, non so nemmeno se era un bis zio. Era in realtà il marito della cugina di mio padre, una Ok. bravissima donna che è stata decapitata la notte del Capodanno del 2000 dal marito. Mi spiace. Che è stato poi una settimana con il cadavere decapitato in cosa. E lui era completamente pazzo, di tanto ci veniva a trovare a me e ai miei cugini ed era un maiale, era un maniaco proprio e ci faceva delle cose assurde, tipo ci obbligava a prendere le pesche, a togliere il nocciolo, riempire il pane, cioè mettere il pane al posto del nocciolo della pesca e mangiare la pesca col pane. Lui doveva, il gelato, ci levava, ci metteva una palla di pane sul cono e poi ce lo rivestiva di gelato, perché lui era fissato che si doveva mangiare tutto il pane. E poi andava sempre in bagno con le pinze, il cacciavite e altri attrezzi, nessuno sa perché. E una volta, quando ormai era vecchio, prima dell'omicidio, io, mio carissimo cugino idraulico, perché la persona che per me è quello che io avrei voluto essere nella vita, cioè come essere umano. E lui un giorno, questo zio matto, andò da Luca, da mio cugino idraulico, e gli disse: "Senti, mi si è rotta la caldaia, mi dovresti andare a prendere il pezzo di ricambio per questo tipo di caldaia." E il tipo di caldaia era un sacchetto di plastica dove lui aveva messo tutti dei pezzettini di carta sagomati sulla forma di tutte le viti della caldaia. Ce li ho dato, dice, fatti da un pezzo per una caldaia come questa. Era completamente pazzo, però Vabbè, sì. nessuno credeva che avrebbe ucciso la moglie, sì, perché era 2000, nel 2000 doveva finire il mondo. Cioè, per il bacco del millennio. Pare, non si sa, perché poi l'hanno richiuso, chiaramente, povera donna. Porca La cosa troia. incredibile di questa storia, beh, a parte lo shock orrendo di questa cosa, è aver capito improvvisamente tutti noi della famiglia che avevamo rischiato più volte di essere assassinati, probabilmente. Ma è stato quando io facevo lezione alla scuola di comics di Firenze, tanti anni dopo, questo era, no, non tanti, 5 anni dopo, 2005. E io facevo lezione a volte su come si inventano le storie, usavo Novella 2000. No, scusami, come si chiama? Ah, quello cronaca vera, no? Come si chiama? Cazzo, cronaca vera. Perché dicevo, prendiamo una di queste notizie assurde, inventatissime, no? E proviamo a immaginarci che storia è davvero, come la sceneggiamo, come la costruiamo. A un certo punto, quindi, ad esempio, sai, facevo anche io, facevo molto di strione a fare lezione. Ad esempio, prendiamo questa, apro ed era la storia verissima dello zio Renato che aveva ammazzato Puttana. la moglie. Porca troia! E quindi io ho capito che cronaca vera è tutto vero. Come peraltro si poteva intuire dal nome. Sì, in effetti sì. Senti, Molto bene. ma questo riguardo, no? E tu hai sempre questo, sempre no, però spesso c'è questo tema ricorrente della guerra nei tuoi libri, che è un po', si lega un po' a questa cosa, no? Tra l'altro ho trovato la citazione del tuo penultimo libro all'inizio, che poi se vuoi puoi raccontare, l'ho trovata anche in un libro che ho letto di recente di Aver Cercas, e ho proprio pensato, ah, guarda, è la stessa sulla quella su cosa provi Ah, quando in guerra. ok. Non so se la vuoi raccontare tu. No, Ma quella è una cosa vera, cioè. no, infatti credo che la fonte tu l'avrai trovata su un libro No, io non sono così sofisticato. Io davvero, come racconto lì, l'ho visto in un documentario sul Salvate il soldato Ryan. Ah, ok, perché lui invece in fondo al libro cita una serie di libri
di ex militari, soldati che erano stati in Vietnam. Infatti è quello, in quel documentario sulla realizzazione Salvate il soldato Ryan c'è questo signore che si chiama Dale Dye, Dye scritto DYE, che è un ex militare che ha combattuto in Vietnam. E lui si è reinventato, ha messo su questa ditta che di mestiere fa training per gli attori. Questa scena qua. Sì. È lui quello in mezzo. Ma lui esiste davvero, se lo cerchi su internet, è un attore, ha fatto un sacco di film. Lui fa sempre tipo il colonnello, il generale, fa piccole parti, però c'è sempre perché lo chiamano sempre per istruire i soldati, cioè gli attori, scusami. E quello che lui insegna agli attori è quello, è come ci si sente davvero in combattimento, cosa provi quando muore il tuo migliore amico che è il tuo compagno nel momento in cui sbarchi a Omaha. Con mezzo sbarco, una mitragliatrice ti stacca la testa. E nel documentario c'era proprio lui che ne parlava e c'erano e raccontava il fatto di come Tom Hanks e gli altri attori alla domanda che cosa provi quando succede questo evento terribile a 1 metro da te, tutti provavano a rispondere, tutti davano come risposta una rabbia incontrollabile, desiderio di vendetta, disperazione, eccetera. E lui invece, dopo una pausa teatrale molto ben gestita, diceva: una gioia infinita, perché quello che è morto non sei tu. E quella roba lì a me ha colpito molto, ma mi ha colpito molto per la storia della sterilità mia, del giorno in cui mi dettero la notizia che non potevo avere bimbi, e io chiaramente, che sono uno, mi è sempre garbato tromba, cioè proprio, non a livelli, cioè nel senso non sono patologico, però in quelle rare occasioni, essendo brutto, che ho avuto in vita mia, sono sempre stato contento di poter esercitare questa attività. E quindi, quando mi dettero la notizia che non potevo avere figli, la mia reazione fu proprio: oh, wow, una rottura di coglioni in meno, capito? Diventerò molto popolare. No, nel senso, non me ne fregava niente. In più avevo degli esempi in famiglia, la mia sorella, quella, la sorella di mezzo, quella subito sopra di me di età, ha adottato una bimba rom quando aveva presa, aveva 8 giorni, adesso ne ha 22 ed è la mia nipote ed è la sua figliola e c'è un amore infinito e si somigliano anche di faccia. Cazzo, cioè, quindi non credo minimamente nella genetica, né, non credo nel desiderio di vedere un piccolo se stesso che inizia a muovere i passi per il mondo. Chiaramente tutto quello che dico è mosso da un'invidia irrefrenabile verso chiunque lo può fare, però facciamo conto che non sia così, perché in realtà queste cose le pensavo già prima, tant'è che quando mi dette la notizia appunto non me ne fregava un cazzo. Dicevo, vabbè, farò come la Lille, farò come la mia sorella, abbiamo adotto tipo 2 o 3 bimbetti, me ne adotto 11, mi faccio la squadra di pallone, 10 anzi, così gioco anch'io. E un attimo dopo sentivo questo urlo assurdo dentro di me, ma un urlo, non riesco a descriverlo in altra maniera. Un grido disperato di una voce aliena qui alla base della spina dorsale. Non me lo scorderò finché campo. Un grido primordiale, proprio che nel libro, poi lì in momenti straordinari, ho rappresentato proprio come un uomo primitivo. Io penso che fossero i miei geni che poverini si erano trovati in un binario morto, mentre la loro unica funzione nell'universo è quella di passare di corpo in corpo, di vita in vita, migliorando un pochino ogni volta, sperimentando per fare il meraviglioso gioco dell'evoluzione e via. Invece dentro di me questi poveracci l'hanno proprio preso nelle mele. Sono bloccati, sono rimasti lì e io l'ho sentito urlare. E quando ho sentito il documentario con Dale Dye che diceva di questa voce che ti dice che figata, è morto lui, io ho pensato che fosse la stessa voce. Ma e tra l'altro c'hai una scena abbastanza simile in un libro precedente, no? In una storia. Adesso è verso la fine, quindi non la svelo, però per chi non ha letto il libro, anche Complimenti per l'acutezza e l'attenzione. Giuro che questa cosa, cari ascoltatori, non era concordata. se... Perché una storia e questo libro sono lo stesso libro.
Cioè, ho avuto un paio di tipi su Facebook che mi hanno criticato violentemente dicendo ah, GP si ripete. No, non avete capito, raga, è lo stesso libro, coscientemente. La prima scena di Momenti straordinari con applausi finti è collegabile direttamente all'altro libro, a una storia. È proprio la stessa cosa, c'è la macchina nera, c'è la stessa macchina che si ferma alle stazioni servizio in quell'altro libro. È lo stesso libro in forma palese. Parlo esattamente della stessa cosa. Come può una persona vivere quando in termini biologici non dovrebbe esistere, cioè non ha nessuna utilità? Io sono stato con questa convinzione che la mia vita fosse inutile perché in termini evoluzionistici e biologici io non servivo a niente nella grande scrittura della storia dell'uomo, della natura addirittura. Io ero superfluo perché ero impossibilitato a proseguire la musica. E questa cosa è stata un grande dolore per me. Quando feci una storia ero nel pieno di quel dolore, ero talmente nel pieno di quel dolore da non riuscire nemmeno a dirlo palesemente. Ho dovuto nascondere tutto, ho dovuto usare un albero secco come metafora del mio non poter avere figli. Ma quando poi mia madre è morta, mi ha fatto questo regalo incredibile. Cioè, forse me lo sono fatto da solo interpretando i fatti, però quando lei è morta, io gli ultimi giorni stavo con lei, gli davo questa pappina da mangiare e lei non parlava, non vedeva un cazzo. E mi ricordo insistetti con le infermiere per riuscire a convincerle a lasciarmi imboccare mia madre. No, loro pensavano che io non fossi in grado. E guardandomi anch'io avrei pensato la stessa cosa, però io insistetti, dopo qualche giorno riuscii a ottenere di poter provare a imboccarmi mia madre, che mia madre però poverina sembrava morta quasi sempre in quel lettino. E quel giorno io avevo ancora tutte le mie convinzioni sulla mia inutilità nell'esistenza a livello biologico e misi il cucchiaio davanti alla bocca di mia madre aprì la bocca e si mangiò la cucchiaiata di pappino e io gli ho detto e mi finì il baratto. E io pensai, porca puttana, ma se io ho ragione, cioè se la nostra vita ha senso solo in termini evoluzionistici e biologici, e tutto quello che facciamo è soltanto perché siamo guidati dalla genetica e dai geni che ci abitano, perché sta vecchia che alla fine dei suoi giorni non ha nessuna possibilità di ripartire, è finita, se non muore oggi, muore domani. Perché i geni che la abitano, visto che lei ha esaurito il suo compito, ha fatto tre figlioli, è andata, perché mi mangia la pappina? Porca puttana! E mi detti una di quelle risposte che non mi scorderò mai, perché sono quelle che mi piacciono di più, sono quelle banali, terra terra. E mi dissi, ha mangiato la pappina perché la pappina è buona. E lì mi dissi, ma non è che forse anch'io devo vivere soltanto e anche con un po' più di spensieratezza, perché sta al mondo è ganzo di suo. Tornando all'inizio della nostra conversazione, è come se la pappina avesse avuto la meglio sulla parola. Eh sì, direi proprio di sì, direi proprio di sì. Sì. Ma senti, e poi un'altra cosa che mi ha colpito di Momenti straordinari è quanto riesci a far sembrare, perché in effetti in parte lo è, però non è mai con questa intensità, tu lo tiri fuori come facessi un negativo. Terribile la comicità stand-up. Nel senso, tutti i passaggi in cui si vede, no, il personaggio che appunto fa il comico sono quasi tutti agghiaccianti. Sì, ma lì c'è un motivo personale. Ce n'è due in realtà. Il primo è che io negli ultimi tempi, prima che mia madre morisse, stavo sostanzialmente facendo quello quasi di lavoro, cioè facevo robe comiche per propaganda live. E sono finito anche a fare pezzi, insomma, in diretta con me sul palco, eccetera. E questa cosa mi stava dando un'idea di me che non mi piaceva perché io sono un buon disegnatore, un buon raccontatore di storie, ma non so quanto fosse la vanità a spingermi a fare le altre cose. Detto questo, quando io ero al capezzale di mia madre, alla casa di cura,
A un certo punto mi ricordai che dovevo andare a fare un incontro col pubblico a Germi, il locale di Manuel Agnelli a Milano, e me l'ero completamente scordato. Quindi ci andai e quando arrivai là, il locale è bellissimo, Manuel è un amico, lo adoro e tutte le persone lì erano splendide, ma io avevo un problema, cioè non avevo nessuno con cui parlare, cioè era stato... La serata era stata programmata che io ero sul palco con tutte le persone sotto e io erano 4 giorni che stavo accanto a una vecchia, un fin di vita. Quindi non è che, capito, una vecchia che era anche mia madre, in fin di vita. Quindi non è che proprio arrivai lì, capito, con tutto questo, yeah, forse ragazzi, che bella la vita. Cioè, stavo proprio sotto un treno. E però avevo tutta la gente davanti, con questi occhioni desiderosi di essere intrattenuti che al pubblico quando ce l'hai davanti e io... Iniziai a raccontare di mia madre, cioè io usai mia madre per fare intrattenimento. E quindi la serata fu molto bella, tutti risero molto, poi tutti piansero molto e poi io uscii e volevo morire per quello che avevo fatto. Ma infatti, cioè, capisco il, non è il pretesto, però diciamo l'aspetto biografico in questo, però a me ha dato proprio l'impressione che tirassi fuori qualcosa. A me piace la stand-up, insomma ne consumo anche abbastanza, però è come se quei passaggi lì del libro avessero illuminato un aspetto proprio malsano che può esserci sotto, che spesso c'è, che è come... È come una corrente sotterranea, no? Che ogni tanto intravedi e poi non ci fai più caso perché stai ridendo. È come se tu lì avessi proprio fatto come una radiografia alla stand-up e poi dici, vedi questa macchia qua? Questa macchia qui è capito? È l'aspetto. Allora, se è così non ne avevo intenzione. Io penso semplicemente che qualunque nostra attività possa essere vista dal lato che rivela le parti più crudeli. È solo una questione di punto di vista, di spostare lo sguardo. Io sono uno che purtroppo per me soffre di... Come mai è diventato No, notte ma per te? infatti, beh, perché Fai c'è... luce. Sì, faccio Un po', luce, accendi la aspetta. luce. Sì, accendo la luce, aspetta. E adesso approfittiamo per un piccolo stop pubblicitario. Ah! Eccoci. Meno male che mi sono messo i pantaloni, va. Era bello se ti alzavi a Sì, culo nudo. esatto. In Ok. tanga. No, dicevo, io purtroppo sono uno che soffre di momenti in cui, diciamo, il cervello non Troppo. spinge nell'organismo sostanze positive, tutt'altro. Quindi mi ritrovo a momenti di grande disperazione che durano a volte anche parecchio tempo. Non gravi, mai, non mi permetterei mai di rubare la posizione a chi ne soffre in modo serio di questa roba, però diciamo che mi mette in un certo disagio e quando sono in quella forma lì io riesco a guardare ogni aspetto dell'esistenza come semplicemente una sequela di orrori. Cioè non c'è nulla che non possa anche proprio dialetticamente dimostrare che è una cosa orribile e insostenibile. E tra l'altro, quando sono in quella condizione lì, mi scatta una sorta di fierezza anche. Cioè, mi viene da dire: oh, voi poveretti che sorridete e che ve la spassate, non sapete in quale inferno state vivendo. La realtà è che la vita è entrambe le cose, sia un inferno che no, quando è su un registro medio, diciamo. Cioè, se non sei uno che ha una sindrome da Sì, Lock-in, infatti. eccetera, eccetera. Su un registro medio, diciamo che però è entrambe le cose. È chiaro che se noi avessimo per nostra disgrazia la capacità di percepire il nostro inevitabile percorso, cioè che te nasci, consumi un sacco di energie per fare tutte le cose che ti sembrano fondamentali, invecchi, muori e muoiono tutti quelli che ami. Se te prendi coscienza seriamente di questo processo che è uguale per tutti, è inevitabile, non t'alzi dal letto. Quindi noi siamo fatti in modo da non riuscire mai a prendere coscienza della nostra essenza primaria. No, ma infatti c'è un'imperfezione di fondo che anche in questo caso è un altro aspetto di quello di cui parlavamo prima, per cui alla fine il punto è che non credo né tu né io proponiamo, si fa per dire, insomma, delle soluzioni complessive. Anzi, c'è sempre un po' di disonestà di fondo in chi propone
delle soluzioni buone per tutto se non semplicemente sopravvivi. Ma Perché certo, ma poi guarda, quello alla fine è l'ultimo mandato, capito? non riesco a non vedere tutta questa roba semplicemente come siamo tutti in alto mare. Se sei stanco, appoggiati una spalla, ti tengo a galla io. Quando sono stanco io, mi appoggio alla tua. Di notte moriremo di freddo, ma ci saranno le volte di giorno in cui vedremo un sole magnifico sopra di noi e un pesce spada luccicante ci salterà davanti e tutti saremo a bocca aperta alla meraviglia. Oddio, adesso però sto annegando, attaccati a me e poi mi attacco io Senti, ma a te. siccome fai sempre un uso alle volte mediato, alle volte più diretto della tua biografia nei libri, Sì. no? Ci capita mai? Te lo chiedo perché a me capita e ogni volta mi sento molto male per questo. Io sono forse meno critico, tu sei un po' più, hai delle polarità un po' più ampie. Anche di autocritica rispetto a me, io un po' di meno, ma poi forse ho anche meno entusiasmo. Ho un'onda un po' più corta. Però alle volte quando mi capita di vivere delle situazioni, cazzo, questa però è una storia, cioè questo è potente, è importante. E poi subito dopo penso, non è quello che dovresti pensare in questo momento. Sì, No, no, io che lo sempre, è una sempre, cosa terribile, cioè. sempre, sempre, Daniele, sempre. Sono il tuo fratello totale in questo, sempre. Ho dei carichi di vergogna addosso per le robe che ho pensato in momenti anche estremamente drammatici, dove ho fatto caso all'inquadratura o alla luce o al gesto o a come riportare domani sulla carta quell'espressione che è da vergognarsi, però voglio dire, ognuno è fatto a modo suo, insomma, È che la vuoi fare? croce, no? Di essere artisti in un certo senso, nella misura in cui utilizzi poi. Sì, diciamo in un ventaglio sterminato di privilegio, che è quello di campare della propria passione, ci sono alcuni aspetti che sono un po' più oscuri. Fine. Mi piace come sei stato tranciana. Aspetta, me lo segno, aspetta. Molto bene. Abbiamo fatto 1:54, cazzo. Ah, Cioè. passa il tempo quando ci si diverte, Certo. Senti, ma ti devo chiedere una cosa, però è molto, molto importante perché altrimenti la nostra conversazione non avrebbe un senso Ah, compiuto cazzo. nei limiti, appunto, che dicevamo di quanto può essere compiuto un senso. Ma sei d'accordo col disclaimer che Disney ha messo davanti a Lily il vagabondo? No, non sono d'accordo perché ho troppo, come dicevi prima, non riesco a non avere fiducia nelle persone. E poi, veramente, ragazzi, sull'Lilli e il vagabondo. Cioè, no, non ce la faccio, ma non è quella la questione è che sono sicuro qualunque opera umana, se analizzata, può essere trovata critica e pericolosa per qualcun altro. La questione è che le persone devono imparare a discernere loro, non gli va messo il disclaimer davanti agli occhi. Ma poi chi te lo mette? La Disney? Cioè, qualcuno pensa davvero che all'interno della Disney ci sia stato un momento di illuminazione per le questioni di genere o le questioni relative alla razza? Ma siete matti? Però vedi. Questi ti devono vendere una roba, farebbero qualunque cosa per vendertela. Se il vento hanno l'impressione che tira lì, loro andranno lì. Ma te Sicuramente. dovresti dire, fermati, io sono grande, io sono adulto, io capisco che due gatti siamesi disegnati non sono la realtà e capisco che è una roba fatta 50 anni fa, non sono un coglione, non mi trattate come un coglione e soprattutto ti devi dire, non devo mai avere piacere dall'essere un coglione e se sono un coglione domani lo devo essere meno, non devo essere. Non devo chiedere, proteggetemi per favore, che potrei essere condizionato da un cartone animato. No, cazzo, cresci. Applica nella vita reale i tuoi principi. Non essere razzista mai, nemmeno per un secondo, quando ti accorgi di esserlo stato, aggiusta le cose. No, allora Modellati, cazzo. Ma non te lo deve dire la Disney, c'è cioè una multinazionale, porca puttana. se posso aggiungere una cosa sul tema razzismo, io sono cresciuto con l'idea che non essere razzisti non è fare le quote, ma è non fare neanche caso
Allora, colori della questo non è che persona. sei solo te, pure poi non va più, non va più di moda, ma Martin Luther King nel famoso discorso dell'avere del suo sogno, il suo sogno era che un giorno non ti saresti più accorto di avere davanti un uomo o una donna nera. Ma così dovrebbe essere, ma io ti giuro che... Ma lui non va più di moda per un cazzo, ora va molto di più Malcolm X, era anche più figo a vedersi, era più fregno Sì, mille volte. passato per i post-strutturalisti francesi, ma guarda, io credo di aver vissuto finché non è esplosa questa nuova moda, che poi volendo, cioè, volente o nolente, quando diventa l'ambiente, finisci per pensarci anche tu, ma io ti giuro, fino a qualche anno fa non, cioè, non ci facevo proprio caso. Cioè, non mi interessava, cioè, non so come dirti. Adesso la discriminazione positiva è comunque discriminazione. Cioè, è questo che molte persone non capiscono. Cioè, noi quello a cui dobbiamo puntare, cioè, non vederle più queste cose, perché non contano. E lì allora conta Sì, uno ma cosa sa fare. la narrazione che ti verrebbe contrapposta e te ora mi hai portato su questo argomento ora dopo 1:57 perché sono stanco e sai che dirò qualche cazzata che mi rovinerà la vita, ma io vedrò duro. La narrazione che ti viene contrapposta è: ma tu non lo puoi capire perché sei un bianco etero privilegiato. Ma guarda, io in realtà posso capirlo perché sono cresciuto in Alto Adige, dove c'è un sistema di discriminazione positiva in piedi da decenni che non funziona. Nel senso che i posti di lavoro pubblici sono divisi per gruppi linguistici, il gruppo linguistico tedesco ha il 70% dei posti, praticamente tutti i posti apicali, e non conta un cazzo se, cosa sai fare, l'importante è che sei il gruppo linguistico giusto. Lo E questa so. era nata come una discriminazione positiva per ripagare dei mali fatti dal fascismo, che nessuno mette in dubbio e che sono stati una roba profondamente sbagliata, ma tu non puoi sistemare un torto con un altro torto. Devi creare un nuovo ambiente dove quello che Certo, conta è il merito, quello che sanno ma fare le persone. la narrazione contemporanea ti direbbe che in realtà non puoi paragonare quel tipo di razzismo a quell'altro, perché nella narrazione contemporanea c'è una gara alla discriminazione. Cioè, chiunque vuole rivendicare la maggior discriminazione relativa al proprio gruppo di appartenenza. E questa è una gara a somma zero che non finisce Non mai. finisce mai, non finisce mai. Non finisce mai, chiaro, perché poi più vai nel dettaglio, più dici sì, ok, io sono nero, ma anch'io sono nero, però io sono orfano. E io sono orfano e mi hanno stuprato quando ero piccolo. E ho capito, io sono orfano, mi hanno stuprato, cioè non finisce mai. Sì, Capito? La oppure questione io è sempre sono una solida. donna, ma sono una proprietaria immobiliare borghese di Trastevere, e quello è un uomo, ma sta a Scampia e prende nero 400 euro al mese. Cioè. Di chi è che è più sfigato fra i due? Il bianco maschio etero? No? Cioè, non Secondo me su funziona. queste robe ci vuole una femmina per parlarne. Secondo me ne pensa. No, No, veramente, no, no, io qualcosa. sono. No, secondo me. No, vedi che questo però è proprio Questo è proprio razzismo il mio, sì. è proprio razzista, capito? Sì, Secondo me si sono può parlare cattivo. con una femmina, con un uomo, con tutti, Sì, è vero, con un trans, con un gay. sono cascato con tutte Ma comunque, le scarpe. senti, non, è un Sei discorso. soddisfatto, però, cioè almeno ci sono cascato con tutte le scarpe. Sì, è un discorso molto lungo, però una cosa divertente che mi è capitata questa storia Lille Vagabondo, ne parlavo con un mio amico che fa, guarda, adesso mi consulto con i miei amici che credono che la cancel culture non esista, vediamo cosa dicono della cosa, e loro erano convintissimi che la questione riguardasse la rappresentazione stereotipica dell'italiano, della trattoria. Certo, ognuno ci vede il suo. E in realtà, appunto, Erano i invece gatti, io so che erano i è gatti, i gatti siamesi. cinesi, che ovviamente Cinesi. anche lì vedi qual è poi veramente molto probabilmente quello che muove le cose, cioè un mercato di 1 miliardo di persone che sono i cinesi, mentre invece il mercato di 60 milioni di persone che sono italiani, ci vabbè. Se ne cura nessuno, certo, chiaro, Poi tra chiaro. l'altro anche lì che discriminazione è mostrare un italiano che fa gli spaghetti? Io credo che si facessero anche prima. Che li mettessero lì di vagabondo, che no, che qualche italiano facesse gli spaghetti effettivamente. E poi l'altra cosa che ho notato, di recente ho visto Cattivissimo Me, che tra l'altro è una cosa, il terzo non so Non l'ho mai se visto, non l'ho mai visto, è nessuno. interessante, il terzo è praticamente ha dei ritmi che io non ho mai visto in un prodotto mainstream, è come, cioè praticamente non esistono pause.
È proprio un film pensato per i livelli di attenzione di un bambino di Ah, 8 ok, ho anni che è capito. cresciuto col Certo. cellulare in mano. Certo. Ed è anche fatto bene, perché alla fine, guarda, ma io è finita, avevo l'angoscia quando è finita. Ma Dicevo, non credo che tu sia proprio, come dire, il pubblico ideale per quel film, beh, no? però li Certo. fanno, sai, io non ho figli, ma la classica cosa pensata, no, Ah, ok, da portare i filmistico, genitori certo. con i figli, no? No, ma è un ritmo incredibile, però non è quello che ti volevo dire. In un altro, non so, mi ricordo se mi sembra il 2, cioè il cattivo è un messicano super stereotipato, si chiama El Macho, quindi è due volte Ok, stereotipato, è messicano e pure wow. El Macho. Però è del 2013, mi sembra, e nessuno ha avuto da ridire, no? Io guardando ho pensato, che però cazzo, un po' stereotipato sto messicano, no? Perché poi comunque, sai, da italiano ti senti un pochino vicino a messicano o comunque sudamericani Ok, rispetto sì. agli anglosassoni americani, no? Che producono questo genere di cosa. E poi ho pensato, ma che strippi stai facendo? Cioè, ma veramente, anche se lì ci fosse un italiano che si chiama, capito, il calciatore... Cioè, ti offenderesti per questo? Cioè, perché poi la realtà è che, appunto, quando incomincia il vortice, tu non ti vuoi sentire escluso. Cioè, cazzo, sono offesi gli altri, a me mi puoi offendere, quegli altri sì. Cioè, quegli Sì, altri ma no, a me questo sì. rientra nella fascinazione essere vittima, comunque, secondo me. Cioè, rientra sempre lì, perché io non provo nessun piacere, non, in realtà, cioè, non ho mai cercato di ritrovarmi in una qualche categoria discriminata. Potrei dire che sono uno brutto, e vi assicuro che i brutti subiscono fortissime discriminazioni durante la loro esistenza. A me mi hanno urlato per strada che sono brutto, in faccia me l'hanno urlato più volte, cioè io sono una mezza sega. Io sono sempre stato una mezza sega, da ragazzo entravo in discoteca e c'era sempre qualcuno ben dotato di muscolatura che mi adocchiava e mi menava solo per menarmi, solo perché poteva farlo. Ma non ho nessun piacere a dire, ok, io sono della squadra dei brutti mezze seghe. Cioè, non mi dà. Sai cosa c'è? Io cerco un po' di scappare da questo tipo di ragionamenti perché mi viene più da dire, ma ok. L'umanità ha commesso delle robe bruttissime di discriminazione nella sua storia. Tra parentesi, l'ha commessa sempre. Cioè, gli indiani d'America catturavano come schiavi i membri delle tribù che sconfiggevano in combattimento. Cioè, tutti lo hanno sempre fatto perché l'uomo è Non c'è una dubbio. bestiaccia violenta e sanguinaria. E sfrutterà ogni occasione per fare del male ai propri simili. E ci sarà sempre una parte di altre persone che si batteranno contro questa deriva e spesso perderanno e a volte invece trionferanno. Ma detto questo, se togliamo dall'equazione il discorso che viviamo nel peggiore mondo possibile, cioè che la società capitalistica occidentale sia l'inferno per i viventi, perché questa è la base che viene spesso usata come ragionamento. E parliamo di una cazzata statistica, ok? Dimostrabile scientificamente che è una cazzata. Se gli togli questo, possiamo per favore accettare che ci siano state delle cose orribili, che faremo in modo che non si ripresentino mai più, ma possiamo pensare di procedere verso una società più unita invece che verso una società più divisa? Possiamo pensare di spendere le nostre energie proprio perché un giorno io non mi accorga più che sei nero. Ho capito che c'è stato lo schiavismo, ma non da parte mia, porca puttana! Beh, vedi, questa ad esempio è una cosa che io ho vissuto molto, appunto, in Alto Adige, dove sono stato fino a 20 anni, 19 anni, poi dopo ci torno, i miei sono ancora là, le mie sorelle sono lì. Perché c'è questo peccato originario del fascismo in Alto Adige. Ma mio Certo. nonno è arrivato in Alto Adige per lavorare alle acciaierie che c'erano lì, no? C'era l'operaio là, si è spostato dal Trentino perché c'era... Non è mai stato fascista, né niente, lavorava, capito? È andato lì per lavorare. Cioè... Questo cosa ti dice? Che tu devi vedere i casi singoli delle persone. Quando Certo. cominci a ragionare in termini di peccato originale, perché poi c'è anche un qualcosa di biblico in tutto questo, no? Tu stai dando dei peccati originali inemendabili a una serie di Ma categorie assolutamente, di persone, certo, no? Questa roba è di una brutalità.
Cioè, veramente va considerata questa Ma cosa. poi è senza fine, Dani, il È problema senza è fine. quello. Agli indiani, cioè quelli provenienti dall'India in America, fanno i corsi perché riescono a riconoscere dentro di sé il loro razzismo nei confronti dei neri. Cioè, non viene risparmiato nessuno da queste cose. Ti giuro, non è una cazzata. Questa non è Cioè, male, però. non c'è fine. E io capisco, cazzo, lo capisco che sono successe robe orrende, ma allora io sono, ok, facciamo così, cazzo, facciamola facile. Io sono anche stato per tanti anni un giocatore di giochi da tavolo, di giochi di ruolo. Famo le regole, le scriviamo. Io sono un uomo maschio, 57enne. Al momento incrociamo le dita abbastanza benestante per le mie fortune fumettistiche. Mi dite come devo pagare? Cioè, mi mettete una tassa, io la pago. Mi dite che siccome sono un bianco 50enne, devo pagare per tutte le discriminazioni che sono state fatte dai miei, tra virgolette, simili nel corso della storia, io invece del 42% di tasse, che sono me già trentino, pago il 76%. Oppure non devo più pubblicare un Scusami. libro per lasciar posto a un autore donna di colore. Io lo faccio, ma me lo dovete dire. La cosa che non mi piace è che i ragazzi giovani, che per loro sfortuna sono nati in questo continente, eccetera, debbono avere questo cazzo di peccato originale del quale parlavi, che, come dici, non è emendabile perché non c'è una regola. Non possono dire: ok, ragazzi, sono pronto, datemi quelle cazzo di 100 frustate e dopo non se ne parla più. Non se ne possono liberare, lo Ma no, capisci? ma Questa roba è assurda. capisco il paradosso, ma non sarebbe nemmeno giusto frustarli. Capito? Era un paradosso, cioè io a me mi gira già il cazzo a pagare 42% di tasse, No, che tra l'altro, schifo. questo ti volevo dire. Comunque, non è che la nostra società sia del tutto priva di meccanismi di equalizzazione, capito? Certo, Certo. non sono assoluti perché se no sarebbe una dittatura comunista. No, ma mi Però, piacerebbe voglio dire. pensare, stiamo a fare un percorso. Cioè, io non ho mai conosciuto nessuno in vita mia che dica i negri sono inferiori. E adesso, ma stiamo scherzando, ma No, siete neanch'io. fuori di testa. No, neanch'io. Ma siete matti, ma nemmeno devono forse sì, nell'estremissima destra, No, sì. ma sono cose che esistono, ma sono veramente, veramente residuali e. Cazzo! E invece no, invece vengono raccontate come, capito, la società occidentale è così, e spesso viene raccontata così perché le persone, gli adulti, non i ragazzetti, che portano avanti queste istanze, gli fa davvero schifo la società in cui stanno. Chiaramente ne traggono ogni vantaggio possibile, ma gli fa davvero schifo il sistema capitalistico, perché nella loro testa dovrebbe essere un'altra cosa. Però quell'altra cosa non c'è mai stata. Non c'è nessun esempio alternativo che possono portare lì, perché, ragazzi, dovremmo vivere come e non No, c'è questo però vedi, paese. è questo torno al perché mi dà fastidio l'espressione boomer, no? Perché tu è anche rompendo, diciamo, quel rapporto virtuoso fra generazioni che puoi evitare questi eccessi che abbiamo avuto, almeno io ho avuto sicuramente, probabilmente anche tu, ma credo più o meno, se non tutti, molti, di idealismo e di utopia che tutti hanno a una certa età, no? Quando c'hai 18, 19, 20, 20, 22 anni. Non sai come cazzo è il mondo e quindi tendi a pensare che debba essere molto meglio di quello che è, no? E Certo, chiaro, questo ma è è normale. normale, ma è fisiologico, cioè nel senso va bene così. Però se tu rompi la catena di trasmissione del sapere fra generazioni, no? E ti trovi con ventenni che siccome hanno 100.000 o 1 milione di follower sui social, pensa di aver capito tutto? Cioè, lì diventa un problema serio, perché, capito, sono nani sulle spalle di nessuno. Non più sulle spalle di giganti, capito? Adesso, secondo me anche un'altra cosa, ritorniamo alla mia fissa per il narcisismo. In questi giorni mi stavo scrivendo, è assurdo che faccia questo, me ne rendo conto, io sono un fumettista, quindi un sottosviluppato per definizione, però sto scrivendo delle mie riflessioni su queste cose che sono in giro per il mondo. Per cui riflettevo sul narcisismo e la sua capacità, secondo me, forse, di estendersi anche nel tempo. Cioè, cerco di spiegarmi. Qual è il problema dei narcisisti? È che, per dirla con le parole di Pessoa, non percepiscono gli altri come anime viventi. Cioè, non riescono a vedere te, Daniele Rielli, davvero come una persona a sé stante, perché tutto è riferito solo a se stessi, le proprie parole sono le parole, i propri pensieri sono gli unici pensieri. E io penso che il narcisismo, che viene alimentato continuamente in questa società, continuamente,
continuamente, se uno non ci mette dei rimedi, si possa estendere nella storia. Cioè, arrivi al punto, secondo me, in cui non riesci a capire che sono vissute altre persone prima di te. Cioè, la storia dell'uomo principia e finisce con te. Perché altrimenti, la cosa che io ho visto l'altro giorno in un video che stavo guardando, dove c'era una attivista social justice warrior ventenne, che si diceva, cioè, chiaramente, cioè, si dichiarava di vivere nel peggiore mondo possibile. Diceva questa cosa a un rabbino ebreo di più di 80 anni. Cioè, lei diceva a lui: lei non può capire come mi sento io. Questo era un ebreo di più di 80 anni. Cioè, devo aggiungere che vuol dire che è uno che ha avuto la famiglia probabilmente sterminata in campo di concentramento? Spero di no, spero si sappia. Ma capisci, io ho assistito a sta roba e lui, tra l'altro, con un'eleganza incredibile, non gliel'ha fatto notare. È stato stupendo. Io però dicevo: no, ma porca troia, ma come fai a dire una cosa del genere a questo povero uomo? Ma come fai? Ma davvero la tua cecità è arrivata a questo punto? Cioè, ma sei impazzita? Cioè, ed è questo, secondo me. Io, ripeto, vengo da una famiglia agiata, però mi sono creato ogni tipo di ostacolo possibile, di tutti i tipi, dall'uso di sostanze stupefacenti molto pericolose quando ero ragazzo, che mi hanno dato delle malattie gravi, all'andare in galera quando ero ragazzo, a tornare in galera quando sono cresciuto per lavorare con i detenuti. Quindi ho sempre avuto questo desiderio di avere contatto con persone tantissimo diverse da me. Per, diciamo, quel tiro di dadi iniziale, no, della tua vita. Come fai a non capire quanta diversità c'è in ognuno di noi? Cioè, quanta. Ma C'è sempre qualcuno che sta peggio di te. Non ti puoi permettere di partire con la tua lamentela perché sei uno studente ventenne che ha difficoltà a trovare il proprio posto nel mondo, perché la difficoltà a trovare il proprio posto nel mondo ce l'abbiamo avuta e ce l'hanno sempre avuta tutti gli esseri umani. posso aggiungere una cosa? C'è da dire una cosa che strutturalmente. È vero che negli ultimi 20 anni comunque la concentrazione della tecnologia nell'economia, soprattutto nelle professioni creative, ha dato a tantissimi l'illusione di poter fare quel lavoro che prima non le avrebbe neanche sfiorato l'idea, no? Perché basta scrivere su Facebook, capito, Certo. scrittore, fumettista, quello che vuoi. Quindi da un lato c'è questa fotografo. Attore, comico. Da un lato c'è questa possibilità tendenzialmente infinita, dall'altra c'è appunto un ampliamento della platea che ovviamente diventa problematico in sé e una riduzione degli effettivi posti di lavoro perché poi le piattaforme assorbono molti più soldi, cioè assorbono una parte molto più grossa rispetto al passato e i canali quindi di quello che poi i soldi destinati agli artisti, no? Quindi il problema è, da questo punto di vista in parte c'è. Quindi non è che non esistano problemi, questo riguarda il Ma chi mondo. aveva certo, ma mica dico che Scusami, non questo riguarda esiste. il mondo degli artisti come in realtà molti altri settori, perché se tu c'hai un negozio e poi c'è Amazon o. È vero che c'è gente che anche in questo nuovo ecosistema riesce a lavorare molto bene, eccetera, perché trova nuove forme, e perché anche questo bisogna dirlo, perché poi non è che. Però, insomma, comunque le cose mediamente in tantissimi settori, non solo quello artistico, si sono fatte più difficili. Però, al netto di questo, cioè, qual è la soluzione? Cioè, qual è la soluzione? Anzi, tu sei. Ammettiamo anche, e in una certa misura è vero, che tu sia in un ambiente molto sicuro, complessivamente ricco, ma attualmente abbastanza sfidante in termini di direzione, perché poi il punto, anche nel diventare adulti, no? È anche spesso una questione di direzione. Cioè, a un ragazzo oggi non manca niente, magari, no? Però ha la sensazione che non manterrà, o può avere facilmente la sensazione che non manterrà il tenore di vita. Dei suoi genitori, no? Cioè, per me devo dirti: nel momento in cui ho cominciato a guadagnare, e a un certo punto anche meglio di quanto ha guadagnato mio padre, che a un certo punto non gli andava malissimo neanche lui, per me è stata una roba importante. E certo. Cioè, e mi rendo conto che quello ti apre tutta una serie di cose, di visioni del mondo che prima ti sono precluse, un po' perché sei nel rancore, un po' perché non hai le possibilità, e quindi non.
non fai neanche le esperienze che ti traghetterebbero in maniera definitiva nell'età adulta, no? Quindi questo problema esiste, però la soluzione non può essere richiudersi nel vittimismo e basta. Io scusa, ma ho la fissa per le cose, cioè per mettere le robe in ottica storica, cioè di più ampia veduta. Io capisco perfettamente sta roba. Vogliamo dire che, ad esempio, essendo del 63, io ho avuto molta più fortuna durante la mia crescita, può darsi. Posso aggiungere che tantissimi miei amici sono morti durante il percorso, grazie ai magnifici anni 80 e tutto quello che comportava. Quindi forse le cose sono state poi anche un po' pareggiate. Però andiamo via da me, che sono un narcisista, l'ho detto, ogni tanto ci casco. Andiamo a Berlino nel 1944. Ora, anzi, aspettiamo un attimo. Prima stiamo qui. Prendiamo un giovanotto di adesso che dice a gran voce: ci avete rubato il futuro. Ok? Adesso torniamo a Berlino, 1944. Un ragazzo di 15 anni, 16 anni, 17 anni, sulle macerie di Berlino, sull'Europa che è in macerie, dove i suoi genitori erano i nazisti che hanno distrutto un continente con la loro follia, che ha portato allo sgancio di due bombe atomiche sul Giappone, che ha portato poi anche alla divisione dell'Europa col muro di Berlino, eccetera. Ma stiamo su di lui. Lui è lì a Berlino a 17 anni e ci sono solo macerie. È vivo per miracolo, tra l'altro, perché di solito potrebbe essere morto, ma il nostro è vivo. Ok, ci sono solo macerie. Ma secondo te questa persona si è fermata a dire: maledetti, mi avete rubato il futuro, e poi si è messa a twittare? Oppure ha ricostruito un paese? No, questo è assolutamente vero, e soprattutto in termini assoluti. Ma voglio dire, ma capisci? Però aspetta, fammi finire, perché sennò sembro solo un reazionario. No, ma io sono perché, molto... Perché ha ricostruito il paese? Perché la narrazione che lo dominava era che doveva ricostruire il paese e non che doveva mettersi a frignare e dare la colpa a qualcun altro, no, che era stato prima di lui. La colpa era di qualcuno prima di lui. Sì, ok, allora... si va avanti o continui a frignare su ste cazzo di macerie? Sono totalmente d'accordo, però ricordati sempre come funziona anche alcuni aspetti della mente umana, nel senso che per assurdo, e mi rendo conto di dire una cosa moralmente probabilmente brutta, ma da partire da zero per alcune persone è più semplice che non partire da una posizione dove non hai responsabilità perché non te ne danno, eccetera, eccetera. Certo, lo è assolutamente, sono d'accordo. Però è ovvio che in termini assoluti non c'è proprio paragone, cioè stiamo parlando di una situazione attuale che è, se faccio una fotografia in questo momento, la condizione di molte persone che si lamentano non è paragonabile a nessuna epoca storica, realisticamente stanno molto meglio. Al tempo stesso, siccome quello che un po' manca è questa idea di futuro. Al tempo stesso tu mi dici, sì, però nel 46 che idea di futuro c'era anche un fatto che tutta una fascia enorme di popolazione, di adulti, di vecchi, eccetera, era stata messa in larga parte fuori dalla storia perché si era compromessa con le dittature precedenti. Quindi in quel momento ci sono state le praterie per le nuove generazioni. Cioè, ancora oggi, nello spoil system, no, delle istituzioni, anche culturali, non solo, ci sono ancora poi discendenti di quell'epoca lì. Perché certo, come le guerre aprono sempre, quando finiscono, aprono... Basta avere pazienza, ne arriverà una, insomma, è questione statistica. Speriamo di no, però ecco, cioè io non voglio assolvere assolutamente, come sai, non sto assolvendo questa mentalità, anzi la trovo veramente perniciosa, sbagliata e controproducente. Al tempo stesso cerco anche di capire perché succede, no? E probabilmente succede perché sono persone a cui non viene messa in mano la responsabilità e loro sono talmente deboli perché sono stati cresciuti con questa tutela estrema che non se la prendono neanche con la forza, capito? Lo so, però devono cambiare. Lo so. Non c'è cazzo, ragazzi. Cioè, il tempo non si ferma, la vita non si ferma, invecchierai e morirai. Devi giocare, non ci so cazzi, ti sono capitate carte di merda, mi dispiace un sacco, farò tutto quello che è possibile all'interno del mio campo d'azione per darti una mano se è possibile, ma comunque poi sei te che tocca giocare, non puoi fare niente, cioè lo devi fare. No, sono d'accordo assolutamente su questo. Poi intendiamoci, no, quindi sto parlando in termini, capito, di
di lamento della condizione lasciata che c'è, non in termini di scelte di come affrontare il futuro. L'importante è che sia un affrontare il futuro, che non sia una roba soltanto di starsi a girare in tondo su quanto fa schifo questo momento, perché non vai da nessuna parte così. E poi te hai fatto un discorso all'inizio dal quale mi devo un pochino dissociare, perché te hai iniziato il discorso da quelli che vogliono fare mestieri artistici. Io quelli li toglierei da questa equazione, perché sai, io ho una visione molto, molto dura di questo. Io No, no, ma penso che. hai ragione, però diciamo, forse possiamo trovare un compromesso, diciamo, escludendo gli artisti veri e propri, che effettivamente non ha alcun senso garantire un salario, diciamo, a un artista se è un artista, ma diciamo, allora le persone che lavorano nella macchina. Non so, un redattore di un giornale non è che sia un No, artista, ma capito? certo, figuriamoci, certo. È un O un... lavoratore, alla fine. Esatto. Cioè, no, io pensavo No, alle no, no, vie, effettivamente l'avevo detta un po' così. alle velleità che secondo me non vanno mai protette, anzi vanno ostacolate il più possibile per metterle alla No, no, prova. hai ragione, sono d'accordo su questo. Sì, me l'ero espresso male. A proposito di categorie, quante categorie pensi ci odieranno arrivati a questo punto? Quante ne abbiamo? A quante cose indicibili abbiamo detto fino a qui? Boh, senti, non so, io No, forse non no, ci penso forse normalmente, non vedo perché cominciare a pensarci no. adesso, Perché io cioè... sono vigliacco, per No, cui. no, figurati. No, ma beh, comunque, guarda, l'importante è... Insomma, dire quello che si pensa. Poi, io credo che siano tutte cose, poi, banalmente, di civiltà. Cioè, che anche solo il fatto di porsi un problema del genere, se questo... Ci siamo detti una chiacchierata normalissima, capito? Che queste cose siano dicibili o no, è segno veramente pesante del clima in cui No, quello viviamo. infatti sì, infatti mi vergogno di quello che ho pensato, perché tutto è dicibile e questa roba deve finire. Il fatto che ci siano argomenti tabù, che ci siano parole tabù, deve finire. Deve finire per rispetto delle persone, per rispetto della loro capacità di comprensione del mondo. Ed è proprio ingiusta, deve finire. Cioè, le persone devono costruirsi, devono diventare più forti. No? E la libertà di espressione è la base di tutto. E non devono cacare, nessuno deve cacare cazzo su questo. E su questo finirei anche il podcast, allora. Va bene, Grazie, grazie a te, grazie del tuo tempo. Ci rivediamo allora all'esecuzione in piazza, ok? Ben. Sì, certo. Ciao. Ciao, Ben.